Tutti. Vi do il benvenuto. Sono Vincenzo Lagomarsino, vicepresidente di questo istituto Reggio Emilia Genova. Grazie per essere intervenuti. Ringraziamo Palazzo Ducale e la sua fondazione per la disponibilità di questa prestigiosa sala. Questo convegno è organizzato oltre che da Equistituto e Rinascimento Genova, anche oltre da Equistituto Reggio Emilia Genova, anche da Rinascimento Genova. Invito Antonio Bruno a fare un saluto, è organizzatore dell'iniziativa per il ventennale del G8. Grazie. Sì, grazie a tutti. Dopo le iniziative in occasione del ventennale del G8 a luglio, con alcuni abbiamo pensato che non potesse passare senza alcuna riflessione, se qualcuno ha proposta, il G20 infrastrutture che si terrà a Genova nell'area del Porto Antico lunedì 27 e martedì 28. A questo proposito sono al momento organizzate alcune iniziative. La prima, questa importantissima iniziativa di riflessione sulle infrastrutture che noi vorremmo nell'area genovese, soprattutto ligure, e ci sarà sicuramente lo sciopero per il clima il 24 organizzato da Fridays for Future, a cui partecipiamo, e il 25 mattina al circolo CAP in via Albertazzi 1 Rosso teniamo un'iniziativa. Anche questo, in vista del G20 infrastrutture, che però parte da ragionamenti relativi all'economia e alla società con cui ci stiamo trasformando. Quindi il nostro territorio ridotto a piattaforma logistica, a corridoi infrastrutturali che connettono diverse zone del mondo, al servizio di un sistema economico che prevede lo sfruttamento di persone, ambienti e territori ai fini del profitto, di cui molte delle opere che noi in qualche modo contrastiamo o controproponiamo sono naturale espressione. La seconda cosa che volevo sottolineare è che durante il ventennale del G8 alcune iniziative e anche quella appunto di sabato tentano di affrontare l'argomento della digitalizzazione, in qualche modo di utilizzare strumenti di videoconferenza, di collegamento, di mail che non ci tracciano, cioè che non vendono i nostri dati, i nostri immagini, le nostre immagini, i nostri video ai grossi multinazionali, che li utilizzano per organizzare campagne personalizzate di pubblicità economiche e politiche, per cui ad esempio cerchiamo di non usare strumenti tipo Zoom, Google o quant'altro e di utilizzare le alternative. Ovviamente è un processo ed è una delle caratteristiche un po' innovative rispetto a quello che negli anni scorsi stavamo utilizzando. Sono contento, faccio gli auguri a questa iniziativa a cui partecipo anch'io come persona, e penso che sia un'iniziativa importantissima di cui il succo verrà espresso nel convegno del 25 da un intervento, immagino, di Federico Valerio o di chi per lui. In continuità, modelli alternativi al G20 infrastrutture, è una continuità di queste iniziative che noi vogliamo fare. Grazie a tutti. Gli orari è sabato mattina dalle 9 alle 13, dalle 9 alle 13 in via Albertazzi 1 Rosso, che è al CAP lì vicino. Il 24 invece c'è lo sciopero del clima dalle 8 del mattino in poi, nelle varie piazze, caricamento, De Ferrari, organizzato da Fridays for Future, sono... Ore 9, io avevo letto ore 8, ma insomma, meglio, d'accordo, meglio, certo. Ci saranno diverse iniziative organizzate in autonomia da Fridays for Future che noi coinvolgiamo nell'iniziativa del 25 e
che comunque noi partecipiamo, diciamo, in piena autonomia, insomma, è organizzata in piena autonomia da Fridays for Future, e quindi, diciamo, però ci sembra importantissimo partecipare a questa iniziativa globale e mondiale, perché appunto la lotta ai cambiamenti climatici e la lotta per la vita penso che sia, diciamo, all'interno dei nostri obiettivi. Vi ringrazio. Invito ora a parlare la dottoressa Pinuccia Montanari, che è coordinatrice del Comitato Scientifico di Ecoistituto Reggio Emilia Genova. La parola alla dottoressa Montanari, grazie. Bene, grazie, grazie dell'invito. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Io parto subito con alcune considerazioni abbastanza generali, giusto perché ci introduciamo poi agli argomenti che verranno affrontati anche con i contributi successivi. Sono passati davvero diversi anni da quando, appunto, non so se vi ricordate il famoso libro del professore Gianfranco Amendola, Il nome del popolo inquinato. E sembrava che un orizzonte di cambiamento si fosse individuato e si fosse anche iniziato a percorrere. In realtà oggi noi, tanto più oggi invece, abbiamo bisogno di idee chiare, trasparenti, di massima tutela per il nostro territorio. Soprattutto abbiamo bisogno di un ruolo centrale delle città. E lo vorrei spiegare, questo ruolo centrale delle città, in modo molto rapido. La conferenza di Parigi, la COP21, io parto dalla conferenza di Parigi perché io ho partecipato al gruppo di lavoro di Generation Climat all'interno di questa conferenza e diciamo che la conferenza aveva approvato appunto un accordo internazionale sia per regolare le emissioni di gas serra sia per contenere l'aumento della temperatura di 1,5 gradi. Il nostro ministero aveva risposto con una strategia, adottando una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici che prevedeva una serie di interventi importanti di riduzione di gas serra nel settore industriale, di incremento della diffusione di fonti rinnovabili, una riduzione dei consumi energetici e interventi importanti per quel che riguarda la qualità dell'aria. Oggi io lo ripeto sempre perché non ce lo dobbiamo dimenticare che a causa dell'inquinamento dell'aria, e qui fuori c'è un volumetto che abbiamo realizzato come Ecoistituto dove tanti di noi hanno collaborato, che si occupa proprio della qualità dell'aria nella città, a partire anche da Genova e nelle varie città italiane. Si contano in Europa 467.000 morti premature e i costi sanitari sono valutati tra i 400 e i 900 miliardi. E l'Italia purtroppo ha in questo senso anche un primato abbastanza negativo, con i suoi 1.500 morti, appunto, morti premature ogni milione di abitanti. Io non voglio essere, diciamo, naturalmente non voglio essere negativa, voglio essere invece proprio positiva e propositiva. E noi sappiamo quindi che ogni intervento di riduzione di questi fattori ha un effetto moltiplicativo anche in termini di risultati. Cosa significa? Significa che se noi affrontiamo il problema dell'inquinamento a livello prevalentemente locale e in modo particolare a livello urbano, questo interferisce e può dare delle risposte più globali. Io dico sempre, la sostenibilità dell'ambiente parte si sviluppa a partire dalle città, cioè le città hanno un ruolo decisivo, sia perché è lì che si forma prevalentemente l'inquinamento, quindi l'inquinamento dovuto al traffico, il problema del verde che verrà toccato dall'intervento della professoressa Mazzino, molto importante. Noi sappiamo che solo se sapremo vincere queste sfide a livello di città, quindi a livello locale, potremo anche affrontare meglio le grandi sfide che oggi la grande questione dei cambiamenti climatici ci pone. E però adesso mi giro perché sennò sono scomoda. Che cosa hanno le città a disposizione? Le città hanno a disposizione diversi strumenti, hanno a disposizione per la gestione del verde i regolamenti del verde, hanno a disposizione il piano del verde delle città che è necessario. Io dovunque sono andata ho veramente fatto delle battaglie feroci perché venissero approvati sia il regolamento del verde che appunto la pianificazione in termini di verde. Perché naturalmente questo riduce la CO2 e la conservazione del patrimonio verde è essenziale,
è una chiave di lettura fondamentale per garantire la sostenibilità della vita nelle nostre città, ma più in generale nei nostri territori. E quindi, ad esempio, ci sono i PAESC. Quando facemmo a Genova il piano per l'energia sostenibile, allora avevamo un piano che riguardava, con 80 azioni, riguardava appunto prevalentemente attività legate all'energia sostenibile. Oggi è il piano per l'energia sostenibile per il clima che tutte le città devono fare concretamente, tra l'altro con la partecipazione dei cittadini, dove la partecipazione dei cittadini e della società civile è fondamentale. E quindi questa prospettiva e il ruolo delle città io lo vorrei ribadire, quindi ho detto colgo l'occasione di essere qui per dire che le città hanno un ruolo centrale nella capacità di realizzare davvero questa strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Tra l'altro, consentitemi questa piccola parentesi che mi è venuta mentre preparavo queste riflessioni, vedendo quello che sta succedendo appunto nel mondo, penso all'Afghanistan, penso al ruolo delle donne in Afghanistan, oggi così calpestato e ferito, credo che tenere vivi degli spazi di democrazia sia necessario comunque in tutte le realtà ove appunto la comunità umana si interessa e si occupa del bene comune. E io credo che questo sia importante. Quindi il fatto che oggi noi siamo qui non è inutile, perché a volte uno pensa, Dio, quante ne ho fatte nella vita di conferenze come queste, magari sono inutili, non servono a niente. Non è vero, si fanno dei piccoli passi e comunque noi teniamo aperti degli spazi di democrazia. E tra l'altro le donne nel tempo hanno avuto un ruolo centrale, sia come protagoniste appunto nei grandi negoziati, dove io ho visto sempre le donne avevano un ruolo centrale per far avanzare nella direzione della tutela dell'ambiente il percorso anche di approvazione di accordi e di scelte. E noi come Ecostituto abbiamo voluto realizzare questo volumetto che si chiama Spigolatrici d'Ambiente, che è disponibile tra l'altro in vendita qui fuori nella sala, che raccoglie il contributo di tante donne che, a partire semplicemente dalla testimonianza, chi più scientifica, chi più tecnica, chi più giuridica, e chi invece è semplicemente una testimonianza di donne, raccoglie appunto testimonianze di donne che ritengono che il protagonismo delle donne sia necessario e fondamentale per andare nella direzione in cui dobbiamo andare, che è quella della sostenibilità. Ecco, allora vengo al punto finale che a me preme, perché quando mi è stato chiesto se vuoi intervenire, ho detto sì, intervengo perché vorrei parlare un attimino di questo, cioè del fatto che quando è stato approvato appunto il PNRR, in realtà c'è una direttiva fondamentale che è la DNSH dicembre 2020, che dice una cosa fondamentale, che tutte le azioni che oggi verranno finanziate, devono rigorosamente non arrecare un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Questo è fondamentale. Allora, cioè, che cosa significa? Che si devono evitare emissioni di gas a effetto serra, che non devono arrecare un danno significativo come peggioramento degli effetti negativi sul clima attuale, sul futuro, su di sé, sulle persone, sulla natura, che non ci deve essere appunto un danno alla protezione di tutte le risorse, dalle risorse marine, ai corpi idrici, alle acque di superficie, sotterranee, alle acque in generale, alle acque marine complessive. Non devono creare un danno significativo all'economia circolare. Noi oggi o andiamo nella direzione dell'economia circolare o non risolveremo mai il problema dei rifiuti, che anche nella delibera che io ho realizzato a Roma, la delibera 47, ha rubato a Federico Valerio il termine materiale post-consumo. L'abbiamo chiamato appunto la gestione sostenibile dei materiali post-consumo. Perché materiali post-consumo? Perché tutto quello che noi produciamo oggi deve essere sostenibile, quindi deve essere rimesso, non deve diventare valore perso, ma deve tornare ad essere e ad avere vita in un concetto di sostenibilità e di economia e di circolarità, compresi la prevenzione e naturalmente il riciclo dei rifiuti. Ancora, non devono arrecare un danno in termini di inefficienza nell'uso dei materiali. Cioè, qui c'è un mondo da esplorare in termini di LCA, in termini di studio dei materiali, utilizzo dei materiali appunto nei processi industriali, nell'uso diretto e indiretto di risorse naturali. Non devono assolutamente aumentare l'incenerimento e uno smaltimento non corretto e non sostenibile dei rifiuti. Non devono arrecare danno alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento
e non devono arrecare danno alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Ma questo non lo dico io, questo dice la direttiva della Commissione europea, che è rigidissima su questo. Quindi la domanda che io pongo, andiamo ancora avanti, non devono nuocere alla buona condizione e resilienza degli ecosistemi, alla conservazione degli habitat, e deve essere fatta questa valutazione per tutte le azioni e per tutti i progetti che saranno oggi finanziati con questo grande piano. Nessuna misura deve comportare un danno significativo, dice la Commissione europea, agli obiettivi ambientali, e tutto questo deve essere applicato sia alle riforme che agli investimenti. Quindi, nel rispetto del diritto ambientale nazionale, non sono più sufficienti semplicemente la VIA, la VAS, la valutazione di sostenibilità. È necessario introdurre questa nuova valutazione che misura gli effetti con degli indicatori che vengono nella direttiva, tra l'altro, specificati in modo molto chiaro, molto scientifico, effetti diretti e indiretti. Quindi un progetto non deve incidere sulla biodiversità con effetti diretti, oppure non deve comunque produrre delle emissioni inquinanti se indiretto. I quattro principi fondamentali a cui fa riferimento la direttiva sono l'acqua e le risorse marine, l'economia circolare, la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Allora, la domanda, partendo da quello che ha detto Draghi, no? Draghi, quando si insediò, disse: vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta. Ha parlato di sfida poliedrica, ha parlato di politiche strutturali, di politiche monetarie e fiscali espansive che agevolino gli investimenti e domanda per le nuove attività sostenibili. Allora, se il criterio è quello di ripartire con un recovery green per le città, occorre quindi impostare una sfida importante per ricreare e ricucire i non luoghi che sono proliferati nel corso del tempo. Vedendo le nostre città, le periferie delle nostre città, noi sappiamo che sono tutti non luoghi non collegati, in cui la sostenibilità del vivere non è consentita ai cittadini. I cittadini soffrono e durante questo lockdown ancora di più hanno sofferto. Vado chiudendo. Io spero, tra l'altro, che questo tipo di approccio tenga conto. Io ho visitato nella mia esperienza, quando ho fatto dei progetti europei con la mia università, abbiamo visitato il Fraunhofer Institute, abbiamo visto come oggi i giovani sono i primi a fare ricerche importanti proprio sull'introduzione di innovazione tecnologica, di soprattutto ricerca di soluzioni che siano sostenibili per l'ambiente. C'è tutto un settore che valorizza ad esempio gli scarti e che dagli scarti e sostituisce materiale inquinante, materie appunto che hanno invece un impatto negativo sull'ambiente, con materiali sostenibili. Allora bisogna stimolare attraverso proprio questi finanziamenti, occorre dare un impulso forte a questa prospettiva. In Italia, tra l'altro, abbiamo una riserva, lo dicevo prima con la professoressa Mazzino, una riserva di competenze nella società civile, nel mondo ambientalista, nel mondo universitario, dove veramente si possono ed è importante svolgere determinati ruoli. Allora io mi domando, ma chi sta facendo questa analisi qua? Chi è che sta misurando i progetti che oggi verranno finanziati nel rispetto della direttiva europea? Io per ora ho chiesto a Ispra, ho chiesto in giro, ma non ho avuto risposte. Eppure ogni progetto dovrebbe essere valutato rigorosamente per capire se rispetta questi principi. E purtroppo noi appunto sappiamo che sono percorsi molto difficili, che le istituzioni spesso sono lontane, la politica è lontana da questa, oggi tanto più con le dichiarazioni che si sentono dei ministri vari. Ecco, sappiamo benissimo che siamo lontani veramente anni luce da queste prospettive. Ecco, io credo però che noi come cittadini, come società civile, come donne impegnate da tanti anni a tutelare il nostro ambiente, l'ambiente dove noi viviamo, ecco, io credo che noi dovremmo pretendere che questi progetti e che questi finanziamenti vengano sottoposti rigorosamente
a questi criteri e vengano valutati e giudicati in base a questi criteri fissati dalla Commissione europea. E io con questo finisco, era una sollecitazione che volevo dare in occasione di questo evento importante in cui si parlerà appunto anche a Genova di infrastrutture. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Montanari. Abbiamo l'intervento dell'avvocato Marco Grondacci che ci parlerà di partecipazione dei cittadini e la definizione dei progetti nel PNRR. Dovrebbe essere in collegamento. Buonasera a tutti. Buonasera avvocato. Le cedo la parola. Subito all'intervento perché appunto i tempi sono giustamente ristretti perché ci sono tanti relatori. Allora, io cercherò di illustrare dal mio punto di vista di giurista che si occupa appunto da tempo di diritto ambientale la logica che sottende ai provvedimenti recenti sulla governance, a provvedimenti di legge, decreti legge tradotti poi in leggi di conversione sulla governance del PNRR e in sequenza anche del piano nazionale complementare per la parte di finanziamenti nazionali e non europei al piano nazionale di rinascita e resilienza. E se noi andiamo ad analizzare i provvedimenti, non solo l'ultima legge 108/2021 del governo Draghi, ma anche quella precedente del governo Conte 2, la legge 120/2020, in realtà poi questo è un disegno che sta andando avanti da tempo, noi notiamo che ci sono due elementi fondanti di questi provvedimenti, che sono da un lato la semplificazione del diritto ambientale in chiave di riduzionismo amministrativo, che nei processi decisionali ambientali è un qualcosa di, a mio avviso, abbastanza pericoloso, e nello stesso tempo e contemporaneamente un accentramento delle decisioni in organi sempre meno, diciamo, controllati dalla politica elettiva e sempre più tecnocratici. Questi sono i due poli che caratterizzano, diciamo, l'impostazione normativa, ma anche poi attuativa. E posso dire con una battuta che ormai potremmo, se si continua così, istituire una cattedra di diritto ambientale semplificato, oltre al diritto ambientale ordinario, perché veramente le semplificazioni e le deroghe ormai sono talmente tante che lo stesso testo unico ambientale è diventato quasi un ginepraio inesticabile. Basti pensare alla normativa sui rifiuti, ma anche quella sulla via. Le semplificazioni infatti toccano vari punti e io farò alcuni esempi giusto per essere concreto, diciamo, e non limitarmi solo a ragionamenti astratti di principio. I primi esempi di semplificazioni in questi ultimi due anni, legge 120 del 2020, legge 108 del 2021, sono sulla valutazione di impatto ambientale. Vengono ridotti i tempi delle istruttorie, secondo una logica tipica, devo dire, della burocrazia italiana, prima ancora che della politica, per cui conta l'atto finale, non il modo in cui ci si arriva, e questo in un procedimento decisionale ambientale è un fatto, diciamo, molto grave, molto rischioso. Soprattutto ovviamente per i progetti, questa riduzione dei tempi istruttori, che rientrano nel PNR, ma anche in quelli che rientrano nel PNIEC, nel Piano Nazionale Integrato Energia. I tempi dell'istruttoria sono molto ristretti e questo sicuramente inciderà sulla qualità dell'istruttoria, che soprattutto nei processi di valutazione oppure di autorizzazione di nuova generazione, come l'autorizzazione integrata ambientale, ha dei rischi di effetti, diciamo, molto negativi, per fare scelte ovviamente non ponderate. Riduzione dei tempi e delle modalità di partecipazione dei cittadini. Siamo arrivati, faccio solo questo esempio perché in realtà le riduzioni riguardano molti aspetti della procedura, siamo arrivati appunto che per le osservazioni del pubblico nei procedimenti di PAO, il provvedimento autorizzatorio unico regionale, dove dentro c'è la VIA, l'AIA e altre autorizzazioni per impianti, diciamo, potenzialmente molto inquinanti, siamo arrivati al punto che le osservazioni sono state ridotte a soli 15 giorni, le osservazioni del pubblico. Che è vero che, come dire, sappiamo bene che non contano molto, però voglio dire, se addirittura poi mi dai solo 15 giorni di tempo per analizzare documenti estremamente complessi, vuol dire che a te dalla partecipazione del pubblico non te ne frega niente.
la vedi solo semplicemente come un bollino. Si prevede di concertare l'applicazione della VIA nella procedura di screening, di verifica di accettabilità VIA, tra autorità competente e proponente. Si fa concludere la VIA ai decreti direttoriali, facendo venir meno il carattere di discrezionalità mista tecnico-amministrativa che è tipica del procedimento di VIA. Insomma, e concludo su questo aspetto, la VIA sembra di più diventata una sorta di bollino da staccare, ormai poco distinta dalle autorizzazioni ordinarie, diciamo, di tipo ambientale, spazzando via quelle che sono le specificità della VIA, che sono quella del riconoscimento delle alternative, del ruolo delle comunità interessate dal progetto da valutare, della specificità del sito, degli aspetti socio-economici. Cioè, insomma, viene meno quel processo di apprendimento collettivo nell'uso del territorio che è tipico delle procedure di valutazione. Eppure la VIA colmava un vuoto nel diritto ambientale, mettendo al centro il contesto ambientale, sociale, territoriale e sanitario, a differenza delle autorizzazioni ordinarie che mettevano al centro l'impianto e al massimo il rispetto, come dire, dei limiti di legge, insomma, ecco, che è ben altra cosa da concetti come quello della specificità del sito. Così, altro esempio, nel paesaggio viene istituita una sovrintendenza speciale per tutti i progetti che rientrano nel PNRR e nel piano complementare, come se le sovrintendenze regionali fossero incapaci. E questo fino al 2026, tra l'altro, quindi praticamente di fatto un congelamento per parecchi anni. Non parliamo dei rifiuti, dove abbiamo assistito con l'ultimo decreto legge del governo Draghi, ma ce n'erano stati precedentemente altri. Siamo alla 12ª legge di semplificazione della procedura di bonifica, quando l'ultimo rapporto ISPRA del 2021, metà, diciamo, oltre la metà dei processi di bonifica, almeno nei SIN, nei siti nazionali di bonifica, di interesse nazionale di bonifica, siamo ancora nella semplice prima fase delle notifiche nelle procedure di bonifica. Questo l'ha detto l'ISPRA proprio recentissimamente nel suo rapporto. E poi ci sono tutta un'altra serie di procedure semplificate che mirano sempre di più a, come dire, diciamo, rendere meno trasparente la procedura, diciamo, di autorizzazione di bonifica. Così l'abbiamo visto anche per l'utilizzo di combustibili che prima erano rifiuti, ora non li sono più, come il CSS. Addirittura si prevede non solo più la possibilità di utilizzarlo nei cementifici e nelle centrali termoelettriche, ma anche in altri impianti, diciamo, tra virgolette minori, ma sempre molto impattanti, non considerandola più una modifica sostanziale, quindi non avendo più di bisogno di autorizzazioni di valutazioni specifiche. I dragaggi dei porti, visto che siamo in Liguria, le approvazioni dei dragaggi vanno in variante ai piani regolatori, che dovrebbe essere il contrario, dovrebbe essere il piano regolatore che definisce la destinazione della linea di costa, e invece, diciamo, il dragaggio è la più importante della pianificazione. E poi, se andiamo a vedere questo, per alcuni esempi soltanto, perché il tempo è quello che è, ma che danno un po' il senso, no? Sono tutte piccole, come dire, alcune neanche tanto piccole tra l'altro, ma comunque piccoli interventi normativi che vanno avanti da anni, perché adesso non è che me la voglio prendere solo col governo Draghi, ci mancherebbe, che vanno avanti da anni e che stanno di fatto destrutturando, diciamo, il diritto ambientale in chiave accentratrice, in chiave derogatoria, e tagliando via le comunità e la partecipazione dei cittadini. Questo è il senso. D'altronde, se vediamo il titolo della legge 108/2021 sulla governance del PNRR e del piano complementare, vediamo che anche qui ci sono tutta una serie di procedure acceleratorie, accentramento delle decisioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la cabina di regia, procedure accelerate per superare i dissensi, addirittura fine della possibilità degli enti che sono rappresentativi o d'espressione di interessi di tutela ambientale, paesaggistica, dalla salute pubblica, non possono più fare opposizione al Consiglio dei Ministri una volta che il progetto è stato approvato. Questa è una norma della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che è stata sostanzialmente eliminata, almeno per i progetti che rientrano nel PNRR. E il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un organismo quindi che non ha competenze ambientali specifiche, ha il compito di svolgere una relazione finale per coordinare la valutazione di impatto ambientale, le conclusioni della VIA e dei dissensi eventuali in conferenza dei servizi con, dice la legge,
le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini del PNRR e del piano complementare. Ho letto direttamente dalla legge. Il dibattito pubblico, che è stato presentato come un grande esempio, diciamo, di apertura alla partecipazione dei cittadini, è stato ridotto a 30 giorni. Ora, chiunque ha partecipato, non dico a un dibattito pubblico, ma anche solo a un'inchiesta pubblica, sa bene che la partecipazione, come dire, non deve far perdere tempo, ma ha anche bisogno di tempo, diciamo, perché altrimenti è una finta partecipazione. Vado a concludere, perché appunto voglio stare nel tempo che mi è stato dedicato, poi oltretutto, non essendo presente, non voglio approfittare della vostra pazienza. Faccio alcuni esempi proprio finali, che danno un po' il senso, secondo me, della partita in gioco, dal punto di vista di uno che vede le cose, dal punto di vista del giurista, ovviamente, questo è il mio punto di vista professionale, ma non solo professionale, anche di militante ambientalista, ovviamente. Qualche tempo fa, in maniera, devo dire, un po' anche sotterranea, è stata introdotta una norma nella legge sul procedimento amministrativo, l'articolo 21 decies, ora vanno di moda queste numerazioni che complicano ancora di più la vita al povero cittadino che si trova a che fare con le leggi nazionali. Comunque, insomma, questo articolo 21 decies della legge 241 sul procedimento amministrativo prevede una cosa che è stata introdotta dai governi Conte, cioè non l'ha introdotta Berlusconi. Prevede questo, che io cittadino, comitato dei cittadini, associazione, mi trovo di fronte a un provvedimento di via che non condivido, lo impugno al TAR, vinco, lo impugno al Consiglio di Stato, vinco, bene, ok, è finita, questo progetto non si fa più. No, questa norma dice che il progetto può essere ripresentato con una procedura semplificata, tenendo conto della sentenza, che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Chi ha un po' mastica un po' il diritto sa che tenere conto, come dire, è una terminologia che forse può andare bene nelle discussioni da bar, ma non in una legge. Ecco, questa norma praticamente è poco efficace da giurista, lo dico perché io posso tornare a impugnarlo poi il nuovo provvedimento autorizzatorio e posso dimostrare che non ha tenuto conto, tra virgolette, della sentenza. Però una norma del genere, proprio perché dal punto di vista giuridico è poco interessante, è poco efficace, dal punto di vista del messaggio invece è fortissima, perché il messaggio è ai cittadini: è inutile che continuate a fare conflitti quando non ritenete giusto, diciamo, una certa scelta nell'uso del territorio dove vivete, perché tanto comunque il progetto andrà avanti lo stesso, o col superamento del dissenso, o appunto con norme di questo tipo. Ed è un messaggio anche alla magistratura, in un certo qual senso, come dire, guardate che comunque, e sappiamo bene che la magistratura amministrativa è molto sensibile ai rapporti con la politica, forse più della, per certi versi, della magistratura penale o civile, anche per i ruoli che spesso di scambio legittimo, non vorrei essere frainteso, che c'è tra i giudici amministrativi e le consulenze dentro i ministeri e via dicendo. Ecco, eppure nonostante noi assistiamo a questa involuzione normativa del diritto ambientale, ma non solo del diritto ambientale, poi magari escono dei documenti ufficiali interessantissimi, nazionali ed europei. Qualcuno lo citava, la dottoressa che mi ha preceduto nella relazione, il regolamento, diciamo, sulla tassonomia delle attività economiche ecosostenibili, attività economiche ecosostenibili. Bene, escono dei documenti come ad esempio quello del Sistema Nazionale delle Agenzie delle Protezioni dell'Ambiente del 2018 e del Ministero della Salute, dove si dice che un fattore chiave da considerare nei procedimenti decisionali è la percezione del rischio e il senso di oltraggio, leggo proprio dal testo, e indignazione provocate dal rischio stesso, strettamente collegata alla fiducia nelle persone e alla familiarità del contesto. Quindi la percezione del rischio sociale viene riconosciuto anche dai documenti ufficiali degli enti tecnici, e poi però non lo ritrovi nella disciplina normativa e spesso neanche, diciamo, nelle scelte politiche europee. Allora, vado veramente a concludere. Dopo il regolamento sulla tassonomia, l'852 del 2020, il regolamento europeo, è stata, diciamo, approvata lo scorso 29 luglio un documento molto interessante, che è la guida, diciamo così, alla guida della Commissione dell'Unione Europea su resilienza di mutamenti climatici delle infrastrutture da qui al 2027.
È un documento, diciamo, molto interessante perché, faccio solo un esempio, se noi prendiamo i parametri di questo documento, che riprende ovviamente, e lo specifica meglio, il regolamento 852 del 2020, e lo confrontiamo ad esempio col modello di transizione energetica alla produzione di energia elettrica alle fonti rinnovabili che è in atto, e lo confrontiamo ad esempio su come è stato utilizzato fino ad ora lo strumento del capacity market, che è lo strumento degli incentivi per la gestione della transizione dalle fossili alle rinnovabili per l'uscita dal carbone, beh, vediamo che in realtà qui i conti non tornano, perché siamo gli incentivi, diciamo, per quanto riguarda la transizione energetica per capacity market, sono da 40 a 1 gigawatt, cioè queste le proporzioni, 41, cioè 40 fonti fossili, 1 fonti rinnovabili. E quindi cosa sta succedendo? Che al Ministero dell'Ambiente, ora MITE, sono, diciamo, in approvazione 15.000 megawatt di centrali a gas, quando lo stesso PNIEC dice che per il phase out dal carbone potrebbero bastare addirittura da 1.500 a 3.000 megawatt, non 15.000. Allora gli altri 12.000 cosa servono? Stiamo facendo la transizione alle fonti rinnovabili o stiamo facendo la transizione alle nuove fonti fossili? E così potrei fare altri esempi, diciamo, sugli incentivi incontrollabili, per esempio che assistiamo sui biodigestori. Io non sono contrario alla tecnologia del biodigestore, qui il problema non è fare dell'ideologia sulle tecnologie, però voglio dire, se tu mi trovi, io sto seguendo molte vertenze nelle Marche, vertenze anche legali, oltre che ambientali, dove addirittura c'è una quantità di progetti di biodigestore che sono 3-4 volte i fabbisogni della regione. Quindi con la chiusura del ciclo dei rifiuti non c'entrano niente, ma con gli incentivi al biometano sì. Allora, sarebbe bastata una norma che diceva che incentivi al biometano benissimo e ai biodigestori che producono biometano, ma che si rientrino nella pianificazione pubblica, visto che comunque parliamo sempre di rifiuti, sia pure rifiuti organici. E invece, diciamo, non è così. Insomma, concludo. Io credo che parecchi anni fa uscì un libro molto bello, visto che ora è ritornato di moda il nucleare, che fu scritto da un ricercatore inglese, che il libro si intitolava Politica delle tecnologie, ed era ovviamente un'analisi sui rischi della tecnologia nucleare, in particolare sui reattori autofertilizzanti, dove si parlava di un effetto trinceramento, del rischio di effetto trinceramento. Cioè, cosa voleva dire questo effetto? Voleva dire che bisogna, quando si fanno delle scelte che hanno un respiro strategico di lunga durata, come nell'energia ad esempio, occorrerebbe valutare il costo degli eventuali errori nelle scelte attuali, perché nel prossimo futuro potrebbero essere enormi. E questo è il punto, secondo me. Non mi pare che da questo punto di vista, al di là di tutti i discorsi e le frasi belle, ci sia una consapevolezza, soprattutto del livello politico e decisionale, del rischio appunto di un riprodursi dell'effetto trinceramento. Ho concluso. Spero di essere rimasto nel quarto d'ora, non ho guardato l'orologio, ma... Ringraziamo l'avvocato Grondacci. E aprirei questa prima fase di domande dopo questi due interventi, quindi se qualcuno ha delle domande da rivolgere ai due relatori, faccia presente che le raccogliamo. Le persone vogliono accomodarsi qua, così vengono anche riprese. Ci sono già degli interventi. Allora, tanto per rompere il ghiaccio, dico una cosa io, con riferimento proprio alla procedura che ha citato l'avvocato Grondacci. Noi qua a Genova abbiamo vissuto un dibattito pubblico sulla possibile costruzione di una nuova diga foranea. Questo dibattito pubblico è stato contratto, se non ricordo male, in appena 20 giorni, che è stato un tempo decisamente ridotto per poter valutare, studiare e elaborare dei pensieri e delle proposte. E mi sembra di ricordare, ma non vorrei dire una cosa non corretta, non era stata neanche contemplata l'ipotesi zero, cioè quella di non
modificare, di non costruire una nuova diga foranea. Quindi il dibattito si è chiuso formalmente ascoltando tutte le associazioni, anche i privati che hanno potuto produrre degli elaborati, ma di fatto contraendo in una maniera così forte la possibilità di interlocuzione ha impedito veramente una partecipazione della popolazione, delle associazioni. Quindi effettivamente il discorso che faceva lei, avvocato, è molto calzante e si attaglia bene alla realtà che stiamo vivendo. Quindi formalmente non c'è niente da dire, perché effettivamente è stato esperito, ma di fatto è stata inibita la possibilità di incidere realmente e di voler ascoltare che cosa dice la popolazione, che cosa dice il territorio. Non la sentiamo. Avevo chiuso l'audio. Dicevo, la diga di Genova rientra nell'elenco dei progetti a cui verrà applicata la procedura super accelerata, come previsto dal decreto Draghi, dal 18 del 2021, tra l'altro. È una delle opere che rientrano, diciamo, in questa procedura, diciamo, che prima ho descritto in maniera abbastanza sintetica, ma la sostanza un po' è quella, insomma, che ho detto. Prego, se vuole accomodarsi, se ha piacere anche di dire il suo nome, se no va bene anche la domanda. Sono Marco Lobardi, avevo una domanda per l'avvocato Grondacci. Io non sono riuscito a trovare se all'interno delle procedure di VIA sia necessario, e quindi a me sembra che non sia necessario, perché non l'ho trovato da nessuna parte, avere una valutazione, soprattutto per le grandi opere, delle emissioni di CO2 da un punto di vista end-to-end, quindi del ciclo di vita del progetto. Quindi dai materiali, il trasporto, la costruzione, l'esercizio e alla fine ci sarà anche da valutare una decommissioning. Non sono riuscito a trovare da nessuna parte se sia necessario fornire all'interno della procedura di VIA questo tipo di informazione. Non mi sembra. E nel caso in cui non sia così, secondo me è una cosa che assolutamente manca per riuscire a valutare quanto una opera nel futuro sia impattante per il nostro clima. Grazie. Vuole già rispondere, avvocato? Sì, allora, per quanto riguarda la VIA, in realtà gli allegati alla parte seconda del testo unico ambientale, che individuano i contenuti degli studi di impatto ambientale che devono essere presentati all'inizio del procedimento, fanno un riferimento agli effetti sui mutamenti climatici. Quindi lo studio di impatto ambientale deve valutare quanto, diciamo così, il progetto presentato possa produrre effetti, diciamo, sul clima, diciamo, sia a livello della microscala che della macroscala. Questo è preciso. Non solo, ma la disciplina, la direttiva europea sui grandi impianti di combustione, all'interno della quale viene disciplinata anche l'autorizzazione integrata ambientale, che è praticamente l'autorizzazione che si applica alla maggior parte, alla stragrande maggioranza degli impianti più inquinanti, impianti rifiuti, centrali, cementifici, eccetera, eccetera. Bene, prevede anche la necessità di che nell'autorizzazione ci siano prescrizioni riguardanti proprio specificamente le emissioni dei gas serra. Quindi in realtà riferimenti normativi ci sono, effettivamente sono un po' generici rispetto alle cose che diceva il signore, però diciamo effettivamente ci sono. Quindi se si vogliono applicare, lì conta molto le modalità in cui viene condotta l'istruttoria, io credo che questa potenziale lacuna normativa possa essere superata in sede di istruttoria. Chiaramente ci vuole anche la cultura di chi gestisce le istruttorie per approfondire. Dopodiché poi ci sono anche quei parametri europei venivano citati anche dalla relazione della dottoressa precedente alla mia e che poi ho ripreso in questa guida dell'Unione Europea, che possono essere degli ulteriori parametri anche per specificare meglio quanto è scritto nella normativa nazionale.
Quindi su questo secondo me si può lavorare. Però certo che, voglio dire, ad esempio, il PNIEC prevede che, come dire, diciamo, gli impianti decisi debbano tener conto degli obiettivi europei sui mutamenti climatici e via dicendo. Però poi se vai a vedere come è gestito il sistema degli incentivi del capacity market, come dicevo prima, francamente questa valutazione io non l'ho mai trovata, insomma, ecco, nelle scelte decisionali. Tra l'altro io sto seguendo due procedure, una sulla centrale a gas che vogliono realizzare a Spezia e una sulla centrale che volevano realizzare a Savona, poi quel progetto è abortito, e devo dire che da questo punto di vista non ci siamo per niente, insomma, ecco, c'è una forte lacuna istruttoria. Il decreto sulla centrale di Spezia è alla firma del ministro, vedremo cosa uscirà fuori, quindi è questione ormai di giorni. Prego, c'è un intervento, il dottor Federico Valerio. Una domanda per Pinuccia Montanari. Alla luce di quello che ci hai raccontato, secondo te pensi che sia possibile che l'Europa, che dovrà, come dire, aprire la borsetta per la borsa per dare i soldi, interverrà per evitare che si facciano le cose, appunto, come dire, un po' alla carlona, per cui alla fine poi verranno fatte le scelte, come dire, non quelle giuste per quanto riguarda gli interessi collettivi? Ma io penso, io sinceramente forse sono ottimista, ma io penso assolutamente di sì, perché avviene un po' quello che avviene nei progetti europei, no? Che quando è il momento di liquidare si andranno a vedere tutti gli impatti. E tra l'altro mi sembra che la CO2, adesso comunque metteremo questo documento magari sul sito di Ecoistituto, così ve lo potete andare ad analizzare bene, ma questo nuovo metodo di valutazione prevede anche la valutazione, appunto, se non sbaglio, proprio della CO2, perché gli indicatori sono molto 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 specifici. Ma sicuramente una cosa è certa, prima di valutare, una volta che verranno effettuate tutte queste spese, confermare la disponibilità, la Commissione europea, almeno questo c'è scritto, farà una valutazione di questi effetti, e se ci saranno, appunto, e se determinate azioni arrecheranno danno a quegli diciamo, gli elementi ambientali fondamentali che vengono citati, appunto, nella direttiva, teoricamente la Commissione non dovrebbe rimborsare assolutamente, o comunque dovrebbe chiedere indietro, come fa nei progetti, esattamente come fa nei progetti europei, per chi li ha fatti lo sa con molta chiarezza. Allora io non so se questo avverrà, forse mi veniva in mente oggi, sentendo anche parlare l'avvocato, che bisognerebbe forse costituire degli osservatori, diciamo, locali, che valutino i progetti e che sulla base dei progetti si studino bene magari, appunto, la normativa, in modo da fare un po', svolgere un po' quel ruolo fondamentale di controllo che è necessario, proprio perché se no ci prendiamo in giro, insomma. Quindi io penso questo. Sì, questa proposta ha un senso, perché vigilare e anche fare delle osservazioni critiche può avere un peso, nel senso che non solo la procedura viene monitorata a livello europeo, ma se c'è una sollecitazione da parte del territorio probabilmente viene maggiormente attenzionata e verificata. Quindi credo che sia buona prassi da mettere in atto. Prego. Enzo Tortello, presidente di Ecoistituto. Io volevo solo fare un'osservazione oppure una domanda sulla domanda di Vincenzo, se fu vero dibattito. Allora, siccome io sono un tecnico, dico semplicemente questo: quanti suggerimenti dei cittadini sono stati recepiti dal progetto finale, nel caso di diga? Io non sono in grado di rispondere. C'è qualcun altro che ha piacere di fare una domanda, un intervento? Allora, se in questo momento... Prego, il dottor Luigi Fasce. A me
pare che sia da prendere in seria considerazione questa proposta, perché se ha un senso questo seminario, questa conferenza, chiariamoci le idee più possibile e cerchiamo di metterle a frutto partendo dal presupposto che siamo all'opposizione del governo e di tutti praticamente gli enti locali, e sarà vita dura riuscire a far passare qualche cosa, quindi l'auspicio è: proponiamo questo, facciamolo diventare un forum, chiamiamolo come ritenete giusto, di livello nazionale, e poi che non schifi a qualcuno di essere autistici, pensare che noi ce la caviamo. Bisogna che troviamo degli interlocutori politici anche a livello di Europa, perché ci sono delle aree di sensibilità europea nel Parlamento europeo. Cito i Verdi, ma potrei citare la sinistra e via dicendo. Quindi noi dobbiamo fare, diciamo, in modo che quello che riusciamo a mettere in tiro di conoscenze, di capacità e di riuscire anche a comunicarle, non siano avulse da riferimenti dei partiti politici. Oggi Bonelli ha fatto una manifestazione in piazza a Roma dicendo che prima di tutto bisogna cacciare via i Cingolani. Questo Cingolani ha giurato sulla Costituzione che, e c'è l'articolo 54 che dovrebbe rispettare per onore, praticamente ha giurato che i compiti del Ministero della Transizione sarebbero stati portati avanti. Lui li sta portando indietro. Quindi teniamo presenti queste belle, anzi bruttissime cose. Grazie. Se non ci sono altri interventi, invito sul palco Vincenzo Censuales, che è presidente di MOBIG. Prego. Buonasera a tutti. Nel mio intervento cercherò di entrare un po' nel merito sulle buone pratiche, le cattive pratiche, per cercare di fare una reale transizione ecologica, poi bisogna vedere verso che cosa. Io sono presidente di MOBIG e faccio parte di un gruppo di lavoro come associazione con molti esponenti delle associazioni ambientaliste genovesi, con Fridays for Future e con altri gruppi vari, quindi non è tutta farina del mio sacco, ci tenevo a dirlo. Allora, partiamo un pochettino con dei riferimenti, anch'io mi metto sul livello europeo, perché noi sappiamo, ma lo ribadisco per precisione, che un terzo delle emissioni climalteranti derivano dal settore della mobilità. Quindi, poi c'è anche, come ci ha ricordato la dottoressa Montanari, c'è anche il problema dell'inquinamento, proprio quello classico, ma concentriamoci sulla CO2 come paradigma rispetto alla sopravvivenza dell'uomo sulla Terra. Ci sono due strade perché il settore mobilità diminuisca il suo contributo ai gas climalteranti, che sono convertire l'alimentazione dei mezzi, quindi quello che ci racconta la pubblicità, passare ai mezzi elettrici, e c'è un altro metodo che è quello di ridurre il numero dei motori che emettono. Diciamo che mentre la prima fa parte molto anche dell'evoluzione tecnologica,
per la seconda sono decenni che si potrebbe fare qualche cosa e non si fa. Allora vediamo cosa dicono gli obiettivi europei. Allora, come questo fa parte del cosiddetto Green Deal, cioè arrivare a minimizzare l'impatto climatico entro il 2050, ma come vedete la maggior parte delle cose fanno parte della prima strada, quindi la conversione a motori elettrici, l'uso dell'idrogeno, dimenticando che magari si perde il 70% dell'energia, ma non si capisce perché bisogna trasportare l'idrogeno a questo punto se abbiamo le reti elettriche. Passiamo invece alle cose un po' più recenti. Queste sono alcune delle frasi presenti nella declaratoria del Next Generation. Vediamo che si punta molto ancora sulla transizione all'elettrico, sperando che le energie rinnovabili ce la facciano a stargli dietro. Poi chi si occupa di energia sa che è un po' una chimera, ma tant'è, ci fanno bere un po' questa cosa. Vediamo invece che cosa del PNRR italiano, che cosa c'è. Come possiamo vedere nell'azione 4 c'è sì sviluppare un trasporto locale più sostenibile, vedete che comunque la quantità di soldi sono modesti, però come vedete c'è molto ad esempio sul rinnovo delle flotte bus a elettrico. Cioè il 50% di questo finanziamento verte più sul primo canale, sul primo strumento. Se uno va, come abbiamo fatto noi, a vedere un po' in giro, quando c'è stata la moda degli autobus elettrici per gli assi di forza nel comune di Genova, siamo andati a vedere nei siti delle aziende di trasporto in Europa, chi ha gli autobus elettrici ci pone la domanda: ma tu vuoi investire nell'elettrico o nel servizio? Nel senso che se a parità di investimento devo scegliere se comprare un autobus elettrico, diciamo due autobus elettrici o tre autobus non elettrici. È meglio avere più autobus o è meglio avere autobus elettrici? Allora, questa è una domanda che si è posta ad esempio l'azienda di trasporto di Basilea, e sul suo sito si può andare a vedere. Allora, noi diciamo che la strada scelta dall'Europa e dall'Italia è un po' quella di fare un po' di reclam al settore delle batterie, diciamo così. Se noi andiamo a vedere l'altra misura, è quella sul trasporto ferroviario, noi vediamo che anche qua si punta molto sull'alta velocità, mentre invece, cioè diciamo così, la metà del finanziamento punta su quello, e solamente un quarto di questo finanziamento è per potenziare i nodi locali. Noi sappiamo benissimo che per sviluppare il trasporto pubblico bisogna sì avere più autobus, chiamiamoli così per semplicità, il trasporto pubblico locale, ma bisogna anche avere un sistema ferroviario che consenta gli spostamenti, diciamo, di media distanza, e noi a Genova sappiamo qual è il ruolo della ferrovia, perché si sposta, quindi non mi sto a dilungare troppo. Però come vediamo che anche qua i finanziamenti sono da un'altra parte. Ecco, noi diciamo puntare perché è sensato puntare sul trasporto pubblico. Faccio vedere questa foto, ma è una foto storica che c'è da decenni, non questa, ma voglio dire il principio connesso all'occupazione dello spazio rispetto anche alla produzione degli inquinanti, che so, 80 persone sono tot automobili, un autobus e quelle sono le biciclette, 80 biciclette, no? Allora, ragioniamo in questi termini, proviamo a ragionare. Ora, vediamo le buone pratiche, un esempio, quali sono tre città svizzere a top livello, diciamo così, mondiale, ce ne sono tre in Svizzera, ci sarà qualche motivo, andiamo un po' a vedere forse qualche motivo qual è. Partiamo dalla parte urbanistica, questa è una tabella in cui ci sono le città svizzere,
che, in cui hanno monitorato quante persone hanno la patente per guidare. Quindi famiglie senza auto, che sembra una cosa assurda per Genova, ma in effetti, come vedete, la tendenza delle politiche messe in campo in Svizzera hanno determinato in molte città anche degli obiettivi significativi, cioè se più della metà delle famiglie di alcune città in Svizzera non hanno proprio l'automobile, vuol dire che devono muoversi in qualche altra maniera, oppure sono legate all'uso, che so, del cammello, non si sa, della slitta coi cani, già che sono in montagna. No, non è così, ovviamente. Guardiamo invece i giovani senza auto. Allora, questo sempre in Svizzera, come vedete, il mito del giovane che ha bisogno della patente, io ho una figlia di 19 anni, tutte le sue amiche, la prima cosa, mentre davano l'esame di maturità, davano l'esame di guida. In Svizzera non è così, cioè c'è una inversione di tendenza, con una tendenza che comunque è ancora in atto adesso, e quindi, come vedete, si sta diminuendo anche il mito dell'automobile come strumento di libertà assoluta per i giovani. E infatti in Svizzera abbiamo i quartieri senza auto, che andrebbe tradotto non tanto quartiere, perché io l'anno scorso insieme agli amici di famiglia senza auto siamo andati in Svizzera a vederne una a Berna, non è il quartiere come lo intendiamo noi, è più l'isolato, il rione, sono quelle 4, 5, 6 condomini che formano magari una piazza, magari in zone che sono soggette a riqualificazione, perché magari erano vecchi insediamenti industriali o manifatturieri o commerciali, sono questo tipo di operazioni. Vediamo, abbiamo Zurigo, abbiamo Losanna, io sono stato a Berna a vederne uno. La cosa interessante è che chi sceglie di abitare in questi quartieri deve impegnarsi a non possedere l'automobile, ma dietro a questo si portano delle altre cose. Mi ricordo a Berna siamo andati e gli dicevo: ma quanto spendete di riscaldamento? Stiamo parlando di Berna, Loro mi hanno detto: ma veramente non lo sappiamo, perché noi non lo contabilizziamo. Noi usiamo tutte le energie rinnovabili con la geotermia. Abbiamo i pannelli fotovoltaici sul tetto, noi contabilizziamo il consumo dell'acqua, quello dell'energia no. Questo per dire il livello di cose che si potrebbero fare e che noi non facciamo a proposito di transizione ecologica. Come hanno fatto ad arrivare a questi risultati? Qua partiamo un po', arriviamo ai temi della mobilità. Zone 30, zone 20, le chiamano zone di incontro, cioè zone dove i bambini possono giocare per la strada, fare i loro mercatini, dove il pedone ha sempre comunque la precedenza. La regola dice che non bisogna creare intralcio comunque al transito, Chi transita di lì deve farlo a passo d'uomo, ma in qualche maniera la percezione, noi siamo andati a vederne qualcuna, è che l'automobile sia un intruso che bussa alla porta per riuscire a passare. Altra cosa, in Svizzera anche le decisioni sono sulla eliminazione dei parcheggi, altro tabù. Come? Genova, strade strette, mancano i parcheggi. Non è così, ce la stanno bevendo, stanno facendo bere delle cose inesistenti, tant'è che a Zurigo stanno demolendo dei parcheggi in struttura in zona pericentrale, parcheggi a corona, li stanno demolendo. Parcheggi in via di estinzione, ma non solamente ovviamente a Zurigo, ma anche in Ticino, cioè sono anche di cultura italiana, gli svizzeri non sono solamente protestanti, sono anche i cattolici e ci sono anche gli italiani, quindi anche da loro questo tipo di cultura va avanti e con delle cose pratiche che stanno realizzando. Il tema è molto semplice, poi a ben vedere: più mobilità pubblica, meno mobilità privata. E nel tema della mobilità non è la domanda che segue l'offerta, ma è la domanda che la determina, ovvero sia, se io costruisco una strada, io incentivo l'uso delle automobili, troverò qualcuno che usa l'automobile. Se io costruisco infrastrutture di trasporto pubblico, determino il fatto che le persone sceglieranno di usare il trasporto pubblico. Ovviamente deve essere un trasporto pubblico di qualità, come lo devono essere le strade che vengono costruite. Quindi la scommessa è puntare realmente sul trasporto pubblico. Non abbiamo altra possibilità.
Vediamo come hanno fatto in Svizzera, continuiamo con le buone pratiche. Allora, si parlava, vi ricordate chi c'era di cura del ferro qualche lustro fa? Beh, in Svizzera l'hanno fatta veramente la cura del ferro. Hanno fatto un referendum, hanno approvato uno schema, siamo andati l'anno scorso al Ministero dei Trasporti a Berna, ci hanno illustrato la loro strategia e in effetti, come vedete, questi sono i chilometri pro capite, sono 2450 chilometri pro capite che fanno in Svizzera. Ogni persona fa 2500 chilometri all'anno col treno. L'Italia è a 880. Diciamo che è vicina alla Finlandia e alla Slovacchia. È un po' meglio della Spagna, ma comunque è anche vicina alla Norvegia, che non è che brilli di quantità di linee ferroviarie per motivi orografici. Ecco, il risultato è che Zurigo è prima nei trasporti urbani in Europa. Milano è quarta. Milano ha anche altri problemi, ma io ho voluto mettere questa immagine per far vedere. Vedete, quella è la via principale di Zurigo, dove a me piace molto come immagine far vedere proprio la spensieratezza e la tranquillità del vivere urbano, dove non ci sono le automobili, non vedete automobili in giro, ok? Motorini, cose. Questa è la strada principale della capitale finanziaria europea. Vedete accanto, quella è la zona con tutte le linee di trasporto. Le linee di trasporto per loro sono tutte, treno, tram, filobus, autobus piccoli, medi, battelli, funicolari, cremagliere, c'è tutto. Tutto, questa è la zona 110 con un unico biglietto. Loro, il concetto di integrazione tariffaria è assoluto. Parliamo, ecco, degli strumenti concreti, faccio una rapida carrellata. Integrazione tariffaria sul serio però. L'utente non deve pensare cosa prende, perché lo prende. Prende il biglietto e con quello può andare ovunque. Poi sono le aziende di trasporto tra di loro che si devono mettere d'accordo come ripartirsi la torta. Ma l'utente non deve avere questo tipo di preoccupazioni. L'interscambio, l'accessibilità, guardate la fotografia di sopra, è l'interscambio tra treno e corriere, autobus, perché è un centro un po' più piccolo, sotto invece siamo a Zurigo, il treno col tram, vedete sullo stesso marciapiede a raso, completamente libero, cioè io arrivo e prendo quello che devo prendere, non ho barriere architettoniche, non ho controlli, non ho cose... Così uno va e prende. Se noi pensiamo alle nostre stazioni ferroviarie, quelle urbane, non so, Sturla, Pegli, uno dice, mio Dio, come faccio ad andare a prendere il treno? San Pier d'Arena, che è lassù in cima, con un ingresso da una parte, insomma, vabbè, le conosciamo tutte le nostre esperienze. Cosa importante è l'interscambio, cioè loro hanno il metodo del rendezvous, cioè i nodi sono tutti importanti alla stessa maniera. Noi abbiamo l'interscambio all'italiana, alla genovese, la rottura di carico, cioè dove io arrivo e chissà se passerà quello che devo prendere. Pianificato, in cui uno attende e poi mi è capitato di vedere decine di persone ferme alla fermata ad aspettare. A Zurigo, in Svizzera, non succede questa cosa, perché tutti arrivano nello stesso momento e tutti partono nello stesso momento. Autobus piccolo, grande, treno, filobus, cioè è organizzato perché non ci sia problemi di quel tipo. Queste sono un po' delle cose abbastanza incredibili, nel senso che la priorità per i bus c'è davvero. La prima foto, vedete, le macchine devono dare la precedenza all'autobus che esce dalla fermata, con una linea d'arresto precisa, con un semaforo. Tutte le volte così. Oppure abbiamo, vedete la fotografia di sotto, l'autobus che va contromano. Tutte le automobili si fermano, sia in un senso sia nell'altro, e passa l'autobus con un segnale semaforico destinato. Qua siamo a Lucerna. Qua invece siamo a Losanna e c'è un bus a senso unico, una corsia bus a senso unico alternato, un po' come con i treni a binario unico, no? Un po' passo io, un passo te. Se è organizzato bene e se l'orario viene fatto rispettare, se la corsia è riservata, protetta, loro si possono permettere di fare queste cose. Vedete qua l'altra... Questo è su un articolo, l'arroganza italiana e pragmatismo svizzero, in cui loro, caso per caso, se c'è, il treno passa come se fosse un tram.
Non c'è questa divisione manichea tra tu sei il treno, tu sei il tram, mio Dio, chissà cosa succede. Loro sono molto più pragmatici da questo punto di vista. Veniamo invece ai cattivi esempi di genovesi. Allora, qua ci sono due tabelle che le trovate nell'annuario statistico. Sono fermi al 2017 perché il nostro sindaco ha deciso di non far sapere gli esiti della sua amministrazione, probabilmente, perché non ci sono dati di nessun tipo sull'evoluzione della nostra città. Si ferma al 2017. Qua potete vedere che il numero di autobus è diminuito di un centinaio. Tu dici, vabbè, è aumentata la metropolitana, anche i Firobus sono diminuiti, è aumentata la metropolitana, ma di 5 convogli rispetto a 100 autobus e a una quindicina di Firobus. Guardiamo un po' invece il trend dei chilometri percorsi, da 29 milioni a 25 di AMT, quindi servizio sempre di meno. Passeggeri paganti da 156 milioni a 132. Però invece gli introiti sono rimasti uguali. Difatti Genova è la città con le tariffe più alte d'Italia. Accanto abbiamo invece il numero dei veicoli circolanti. Vedete che le automobili sono a più di 420.000 automobili circolanti e gli scooter sono sempre aumentati, siamo arrivati a 140.000. Chiunque si muove in città sa che deve usare lo scooter, se no... Arriviamo ai quartieri senza auto. Dovevo metterci il punto interrogativo, questa è l'ultima propaganda che ci arriva, quartiere impatto zero, 600 parcheggi sotto il Palasport, in totale nell'area ce ne sono 2500. Ovviamente il trasporto pubblico non entra in questa area. Quartiere verde nel senso che qualche alberello ce l'hanno messo nel disegno, più di tanto non si può dire. Zone 30, ecco, questa è la zona 30 genovese, ho messo nel circoletto, questa è via Colombo, la foto è dell'anno scorso, questa è la zona 30, no? Se non la paragona con quella di Svizzera, con i bambini che giocano per la strada, dice, ma zona 30, chi lo sa. Parcheggi, in Svizzera via i parcheggi, noi possiamo dire via libera ai parcheggi, nel senso che le tariffe sono scese, quindi per facilitare l'uso dell'automobile. Qua sono i tagli del servizio, sono volutamente degli articoli di qualche anno fa, perché io non ce l'ho con la giunta Bucci di per sé, potrei prendere degli articoli del 2019 che dicono esattamente le stesse cose, fa parte di un trend amministrativo nella nostra città che ci ha portato dove siamo oggi e che ora vedremo. Un'altra cosa, integrazione tariffaria, come vedete AMT ha 10 titoli di viaggio non integrati e 8 integrati, la maggior parte dei titoli non sono integrati. Ovviamente anche Trenitalia fa la stessa cosa, ma fa concorrenza perché il biglietto costa 1,30 invece che 1,50, quindi è la concorrenza tra le aziende invece che la cooperazione, quindi non è il servizio la cosa importante, ma sono gli introiti che fanno. Vado molto veloce, ecco, questa qua è l'accessibilità. Guardiamo, hanno alzato il marciapiede in una stazione, guardate che cosa avvilente che hanno realizzato, scalini e barriere. Sotto è Pra, i tornelli. Questo è il caso di Borgo Incrociati, dove abbiamo la pensilina infinita, dove uno, quando vede arrivare un autobus, decide la transumanza se andare un po' su, un po' giù, perché chissà dove va a fermarsi il mio. Allora, questo è un po' il livello del nostro interscambio. Poi pensiamo che col progetto degli assi l'interscambio aumenta di molto, quindi noi abbiamo... E quella di Via Canevari è una situazione fortunata, ok? Perché perlomeno la pensilina c'è. Sì, vado a stringere. Priorità ai bus, qua fa parte, lo dico, del lavoro fatto con le associazioni genovesi, erano due proposte che avevamo fatto lo scorso anno all'amministrazione comunale, su cui ovviamente non c'è stata nessuna risposta, via Canevari e via Siffredi, hanno raddrizzato il palo però. Questo è il pragmatismo all'italiana, realizzano una stazione isolata dal contesto urbano, poi dicono, cavolo, come ci va la gente a prendere il treno? E hanno dovuto costruire il ponte, altri soldi, siamo pragmatici anche noi, bisogna fare spazio alle automobili, quindi prendiamone atto. Ovviamente il trasporto pubblico da noi è in queste condizioni qua, isolato nel traffico. Ho parlato di trasporto pubblico, ma i pedoni,
Queste sono altre due proposte fatte all'amministrazione, una è via dal tunnel di Borgo Incrociati e l'altra siamo in via Fieschi. Vedete, queste sono le condizioni in cui la gente che vorrebbe andare a piedi deve andare. Ma non c'è solo Genova, faccio solamente a volo di uccello vedere l'assurdo progetto di spostamento a monte della ferrovia nel Ponente Ligure, in cui vedete che la nuova linea passa tutta a monte, si riduce drasticamente il numero delle stazioni fermate e praticamente questa è la morte del trasporto pubblico nel Ponente Ligure. Non mi soffermo troppo su questo per questione di tempo. Il ferro che vorremmo, faccio l'esempio, per la Fontana Buona, questa è una tranvia, che parte in città e arriva in campagna lungo una valle parallela alla costa come può essere la Fontana Buona. Questa è una ferrovia di montagna, la conoscete, le ferrovie rettiche, penso il Trenino Rosso, vedete c'è anche il treno merci, viene utilizzato anche per le merci, giustamente. Coira è in Svizzera, Tirano e Le Prese invece in Italia, abbiamo il treno che diventa tram in Italia e può circolare, quindi si può fare anche in Italia volendo. Sì. Tunnel della Fontana Buona, se il tunnel deve essere che sia a uso del trasporto pubblico e non delle automobili, in Svizzera l'hanno fatto. C'è un tunnel lungo 19 km che passa sotto una montagna per collegare due valli alpine, per questo che ho parlato delle ferrovie rettiche, funziona. Lì sopra vedete le automobili perché le automobili sono sopra il pianale del treno, trasporto ferroviario delle automobili. Questa è una ferrovia di montagna che parte tra l'altro dalla periferia di Zurigo, arriva in cima a un monte. Addirittura qua fa un tornante, si può fare. Allora, in Italia, a Genova vediamo com'era, put, fit, pum, pums, sacco di roba pianificatoria, si pianificava la Stasi, nel pum del 2010 l'incremento era di 2 punti percentuali a favore del trasporto pubblico, uno per gli autobus e uno per il treno. Abbiamo messo accanto una tabella con le opere che finanziava, che prevedeva il pum. Come vedete le opere per favorire l'autobus, l'automobile erano praticamente tutte finanziate, molte sono state realizzate, quelle per il trasporto pubblico siamo ancora lì al nodo ferroviario. Faccio vedere che allora c'erano 5 assi protetti per 26 km di tranvie, stiamo parlando di 12 anni fa. Ecco, questo è il PUMS, sto andando verso la conclusione, oggi. Intanto possiamo dire che mentre al 2016 eravamo al 46%, se non si fa nulla al 2028, dopo 12 anni, vediamo che siamo al 51-52%. Cioè, quindi quelle politiche messe in campo nel tempo ci hanno portato al disastro attuale. Quindi siamo passati dal 46 al 52, se non si fa nulla. I numeri ve li leggete, vado veloce per non commentarli troppo. L'unica cosa che dico è che gli interventi previsti dal PUMS porteranno un miglioramento quasi irrisorio della mobilità pubblica, perché si continua a pianificare l'equilibrio, la stasi, ok? Un colpo al cerchio e una alla botte, poi la botte non viene mai, c'è solo il cerchio e veniamo strangolati. Ti prego di concludere. Sì, vado velocissimamente. Abbiamo che cosa fare invece, le infrastrutture che vogliamo? Noi vogliamo per Genova che si punti veramente sul ferro. Vediamo, queste sono le redditività intrinseche dei mezzi di trasporto, i mezzi su gomma, compreso il filobus, arrivano a quel livello, i mezzi su rotaia raddoppiano la capacità di trasporto a parità di costo. Qua sono sempre numeri, mi piace ricordare quello accanto dove si parlano anche dei costi esterni, cioè dei costi sanitari legati alla cattiva mobilità. Qualcuno ha fatto uno studio vedendo come se uno usa il tram si riduce di molto i costi sanitari esterni legati alla cattiva mobilità. Poi sono due immagini così per far vedere, siamo a Orléans da una parte e a Bordeaux dall'altra, cambiamo dalla Svizzera alla Francia, ma forse in queste città si vive meglio, forse. L'ultima cosa è che, come molti sanno, abbiamo presentato ricorso al TAR contro il progetto degli assi di forza del nostro sindaco,
un po' per i motivi che abbiamo detto prima, vi invitiamo in ogni caso a andare sui nostri siti per vedere perché siamo contro, i motivi sono un po' lì, non mi dilungo, non è così che si fa, ecco, non basta finanziare il trasporto pubblico per poi avere dei risultati, bisognerebbe avere dei numeri a supporto, ad esempio quanta CO2 meno viene prodotta con quell'intervento. Abbiamo fatto un manifesto a cui chiediamo a tutti, chi non l'avesse ancora fatto, di aderire. Ricordiamo che i ricorsi, a proposito delle cose dette precedentemente, costano un sacco di soldi. Cioè costano soldi, se uno ce li ha non costano tanto, se uno non ce l'ha costano un sacco di soldi. Quindi a sentire prima che con la via io posso poi ricorrere a, mio Dio, cioè un ricorso al TAR costa 6.000 euro, a ricorso di Stato 12-15.000, se devo poi bissarlo mi vendo la casa, non lo so. Allora, se i cittadini sono costretti ad aspettare la via giudiziaria e tra 10 anni, 15 anni forse ci danno ragione, siamo messi proprio male, male, male. Questi sono i siti dove poter andare a vedere le cose, io mi fermo qua. Grazie. Ringraziamo Vincenzo Censuales e introduco l'intervento dell'ingegner Stefano Camisasso per Rinascimento Genova, che ci parlerà della Genovina, come attraversare Genova a batto in pasto. Grazie. Buonasera, io sono l'ingegner Camisasso, autore di questa presentazione, che tratta del progetto Genovina, di cui appunto sono autore, insieme all'ingegner Mauro Solari e l'ingegner Alfredo Perazzo. Mi scuso per non essere presenti, ma purtroppo problematiche legate al lavoro mi impediscono di partecipare. Ma vediamo di cavarcela. Allora, questa presentazione, questo progetto, Genovina, nasce sulla spinta della Gronda, il cosiddetto convitato di pietra. Gronda, questo progetto, che consta in 23 gallerie autostradali, 4 gallerie di servizio per complessivi 55 chilometri, e qui vedete 21 viadotti per 5 km, 23 imbocchi, campi e cantieri per 260.000 metri quadri, viabilità di servizio per 8 km e 11 milioni di metri cubi di rocce movimentate, di cui una buona parte di natura anche amiantifera. Questo è stato lo spunto iniziale che ci ha portato comunque a proporre un progetto che si svincolasse anche da questo convitato, ma volesse essere qualcosa di autonomo ed efficace e in grado di rispondere alle necessità del traffico e del moderno trasporto per una città, che deve rispondere alle necessità appunto sostanzialmente di trasportare le merci su ferrovia, che qui non affronto ma è stato affrontato nel progetto più generale, nel ridurre il traffico veicolare attraverso il trasporto pubblico e nell'allontanare il traffico dalle case, realizzando una nuova viabilità di scorrimento alternativa all'attuale, non aggiuntiva ma assolutamente alternativa. Questo per andare ad aggregare del valore aggiunto che si ottiene migliorando la qualità della vita dei genovesi e riqualificando gli spazi urbani vissuti dai cittadini attraverso l'aumento del valore immobiliare, perché una città in cui ci si muove bene crea un aumento del valore degli immobili che, giova a ricordarlo, garantisce una gran parte del debito pubblico italiano. Le urgenze che sono state evidenziate sono quelle di sostanzialmente rendere la rete per la movimentazione di persone e merci flessibile, resiliente, quindi in grado di adattarsi ai cambiamenti, ridondante, cioè di adattarsi ad eventi rari, come è successo con il crollo del ponte Morandi, dove tutta questa assenza di ridondanza ha causato una gran parte dei problemi e dei danni alla città di Genova. Lo scenario Genovina, per un totale di 3,172 miliardi, consta in raddoppio della A7, prolungamento strada Guido Rossa Multedo, tunnel Casello Aeroporto Campi, tunnel subportuale San Pier d'Arena Caricamento. Ognuno di questi interventi, perché questi interventi possono essere realizzati in parallelo e generando immediatamente un beneficio per la città, non dovendo attendere il termine di un cantiere generale che può essere tra 10-12 anni partendo adesso, come appunto il caso della Gronda.
si riesce ad arrivare, realizzando tutto questo, a un aumento della velocità media autostradale del 25,53%. Questo si traduce quindi in un aumento della capacità della rete autostradale di smaltire il traffico, da qualunque parte venga. Quindi la prima opera che veramente affrontiamo, perché sul raddoppio della 7 ci troviamo concordi, sia chi propone la Gronda, sia chi propone la Genovina, e concorde sulla necessità del raddoppio della 7. Il primo tunnel, che è già previsto, non tanto il tunnel quanto quest'asse viario, è già previsto nel PUC, ma scorre in superficie. Noi invece ne proponiamo una soluzione in tunnel. Soluzione in tunnel che passerebbe sotto le aree Fincantieri, senza attendere il ribaltamento a mare, e sotto le aree Ilva. Passando sotto le aree Fincantieri, appunto, potrebbe incontrare il reticolo idrogeologico dell'area, ma è già stata fatta una valutazione che consente di poter dire che non ci sarebbero ripercussioni, appunto, su eventuali problematiche legate al dissesto e alla percolazione dei rivi. Verrebbe anche previsto delle rampe di uscita e ovviamente di ingresso in prossimità della rotatoria dell'aeroporto. Facendo così, la strada a mare non interferirebbe più con l'abitato di Sestri Ponente, come invece è previsto del ponte, liberando per esempio via Puccini al traffico pubblico locale. Potrebbe diventare sede di un asse viario. C'è subito un warning, lungomare Canepa. Questa soluzione consentirebbe di realizzare sul lungomare Canepa, invece delle 6 corsie attuali, 2 corsie per senso di marcia, liberando quindi lo spazio per inserire una barriera antirumore o un tunnel artificiale, o addirittura per spostare la viabilità in sopraelevata sopra le attuali linee ferroviarie. A questo andrebbe ovviamente unito il completamento del nodo di San Benigno e l'accesso portuale a Ponente, liberando finalmente lungomare Canepa da questa servitù che veramente in maniera ingenerosa è stata accollata ai residenti. Seconda opera, o terza, dipende da dove iniziamo a contare, è il tunnel Campi Aeroporto a 10. Questo tunnel è quello che garantisce la resilienza, collegando la 10 all'altezza dell'aeroporto con il Morandi e quindi deviando sull'attuale autostrada A7 piuttosto che in percorrenza Levante. Permette di vietare il transito ai mezzi pesanti su via Borgioli e di scaricare Genova Ovest e San Pier d'Arena. L'ultima opera, un po' il sogno di Genova, è il tunnel subportuale. 500 milioni di euro di costo, sempre previsto nei PUC, mai finanziato, consentirebbe di liberare il fronte mare e soprattutto con il nuovo insediamento dato dalla nuova imbarco passeggeri della costa, la nuova stazione dei passeggeri, dei croceristi della costa, in corrispondenza grosso modo dell'area, questa zona, consentirebbe quindi di andare a scaricare il traffico che questo nuovo polo attrattivo potrebbe generare, che sicuramente genererà, che attualmente sarebbe invece esclusivamente gravato sulla viabilità ordinaria. Conclusione numero 1. La Gronda di Ponente riduce il traffico sulla 10 di quasi 1000 veicoli equivalenti sull'ora di punta. Solo il bypass Montedovino-Vido Rossa è in grado su via Puccini di generare un beneficio di 1400 veicoli equivalenti ora, 1100 su via Ronchi. Il bypass Campi Aeroporto a 10 permette di vietare il transito dei mezzi pesanti su via Borgioli e di scaricare Genova Ovest e San Pier d'Arena per via appunto della ridondanza. Il tunnel subportuale porta 4500 veicoli equivalenti per ora di punta, che sarebbe in grado di diminuire, e questo permettendo pure una riqualificazione del fronte mare della città. Parliamo di soldi, perché è giusto parlare anche di questo. L'attuale piano urbano della mobilità, inserendo raddoppio A7, che è lo stralcio su cui siamo d'accordo, raddoppio A10, Gronda, potenziamento del trasporto pubblico locale con metropolitana, filobus, skytram, l'ultima è bus 24 metri,
comporta un importo totale di 6,06 miliardi di euro. Da qui a 10-12 anni, perché il raddoppio della 10 la Gronda non dà benefici immediati. Il nostro intervento, Cuba 3,17 miliardi, più 1,37 miliardi di trasporto pubblico locale, quindi raddoppio a 7, prolungamento strada Guido Rossa, tunnel Casello Aeroporto, tunnel subportuale San Pier d'Arena caricamento, potenziamento trasporto pubblico locale attraverso metropolitana, due linee metropolitane, tre linee tranviarie, tre assi di corsa, abbiamo 4,54 miliardi, con grosso modo 1,5 miliardi di risparmio, no? Che è effettivamente, direi, parli da solo come risultato, ma soprattutto la cosa importante è che ognuna di queste opere che abbiamo previsto abbiano una durata di 4-5 anni, ma mettiamo anche 6 anni, dà immediatamente un beneficio, senza aspettare il termine del blocco, di tutta l'opera principale che è la Gronda. E a conferma del nostro progetto, della bontà del nostro progetto, l'analisi costi-benefici che è stata eseguita dal Ministero dei Trasporti ha appunto validato questa soluzione, preferendola, giudicandola migliorativa rispetto alla soluzione del Gronda. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione per questa velocissima presentazione, ricordando la figura di Edoardo Salzano, grandissimo urbanista e animatore della pagina di Ediburg. Se qualcuno la conosce, sa di cosa sto parlando. Se qualcuno non la conosce, troverebbe giovamento a consultarla. Grazie ancora e buona serata. Ringraziamo l'ingegner Camisasso per il suo contributo e chiamo l'ingegner Enzo Tortello, che è il presidente di Ecoistituto Reggio Emilia Genova. Buona serata, mi sentite? Sì. Ok. Allora, io... bisogna parlare bene con il microfono. Allora, bisogna prendere... Ok. Vabbè, intanto andiamo avanti, che certamente sono cose che avete già visto, perché quelli che mi seguono, onestamente, l'hanno già vista più di una volta, ma sono cose veloci. Tanto per dire che cosa stiamo parlando. Allora, questo è il vecchio inventario delle emissioni che diceva, coi dati del 2011, che le attività marittime producono il 62% degli NOx totali rispetto al 26% del trasporto su strada. Diciamo che adesso questi, per quanto riguarda invece le polveri sottili, eravamo a 39% con il porto e il 28% per i trasporti stradali. Com'è cambiata la situazione? Diciamo che la percentuale è migliorata, perché se si rifanno i conti adesso con i numeri della regione, abbiamo che è circa il 50% dovuto al porto contro il 40% del traffico stradale. Questi sono tutti valori che sono stati elaborati dalle tavole Excel di Regione Liguria, perché la Regione Liguria dice, prendendo il tutto, non fa il comune, dice sostanzialmente che è il 30% la percentuale di NOx prodotti dal porto, ma lo fa su tutta la regione, non su Genova. Andiamo a vedere chi legifera sulla materia della polluzione, dell'inquinamento. È l'IMO, International Maritime Organization, e le leggi sono le Maritime Pollution, che sono state fatte, come molti sanno, prevalentemente dagli armatori.
Allora, cosa prevedono le Marpole? Adesso lo sapete praticamente, credo, tutti. Tenore di zolfo nei combustibili pari a 0,5% in massa in mare aperto e 0,1% in porto. I limiti delle emissioni date dalle Marpole sono sugli NOx, cioè sugli ossidi di azoto, in funzione del numero di giri. Non vi è nessuna indicazione sulle emissioni delle polveri sottili per quanto riguarda le Marpole. Allora viene una domanda spontanea: perché le navi in banchina non hanno le stesse leggi che vengono usate per le centrali terrestri? Se andiamo a vedere, prima abbiamo parlato del tenore di zolfo nel combustibile, adesso diciamo invece qualcosa circa la certificazione. Diciamo che per quanto riguarda lo stato manutentivo si hanno solo controlli documentati, cioè certificati. Per quanto riguarda invece il controllo diretto del tenore di zolfo nel combustibile, adesso da praticamente un anno il 3%, però a un certo punto, se uno va a vedere i numeri effettivi, vede che nel 2021 sono stati fatti direttamente soltanto 20 controlli, e andiamo a vedere 21 nel 2020, 38 nel 2019. Se andiamo a vedere il numero dei traghetti che diciamo toccano il porto tutti gli anni è circa 1800, quindi qua ci sono tutte le navi commerciali, le navi passeggeri e via dicendo. 20 controlli a fine agosto. C'è una cosa importante, che è una conclusione che aveva dato l'ARPAL nel 2017, l'ho scritto sotto, il 28 giugno 2017, sostanzialmente, che diceva che i controlli fatti su pratiche certificati danno delle problematiche. Quindi dicevano probabilmente necessita una revisione della norma per il controllo degli NOx con controlli diretti e periodici. Abbiamo detto che guardano soltanto i certificati. Per quanto riguarda la rete di controllo, la rete fissa dell'ARPAL non era predisposta per monitorare le zone di massima ricaduta delle emissioni portuali. Attualmente sono stati installati dei nuovi sensori nell'ambito del progetto internazionale Air Nostrum, e qua vengono riportati, io non l'ho ancora visti, però sono stati dichiarati da ARPAL, e vediamo appunto come sia stata implementata la rete. D'altra parte noi abbiamo anche un progetto che è diciamo coordinato, ideato e tutto quanto dal dottor Valerio, che è qui presente in sala, che è sostanzialmente il monitoraggio delle polveri PM2.5 e PM10 con dei sistemi low cost. Allora, vabbè, questa è un'affermazione sul discorso di come sono i modelli di diffusione, e qui ho riportato anche proprio una mappa costruita proprio dal dottor Valerio, in base anche ai venti, cioè si vede come sostanzialmente le polveri, gli ossidi di azoto e così via, in realtà finiscono a seconda dei venti per seguire delle traiettorie particolari. Io personalmente aggiungo, purtroppo serve la mano, o meglio la mente dell'esperto. Io preferirei qualcosa di immediato. Questi sono gli strumenti diciamo propone il dottor Valerio per il monitoraggio, così chiamiamolo, casalingo. Sulla destra c'è il monitoraggio, il sistema per il monitoraggio delle polveri sottili. Sulla sinistra invece ci sono dei campionatori passivi per gli ossidi di azoto, che tra l'altro sono già stati installati un certo numero un paio d'anni fa e sottoposti a controllo in alcune case. Allora, io però vorrei fare una proposta al G20.
sostanzialmente, poiché non si è che si possa chiudere il porto per una segnalazione di superamento dei limiti se non è localizzato. È vero che il dottor Valerio dice che tutto sommato potremmo identificare le navi che sono più impattanti, però ormai esiste nel mondo la tecnologia dei droni, che sono equipaggiati da sensori ottici o nasi elettronici. Qui a Genova abbiamo l'IIT, Cingolani viene dall'IIT, Leonardo, abbiamo il CNR, via dicendo, tutto quello che vogliamo. Caspita, non riusciamo a sviluppare una tecnologia di questo genere? Io lo direi comunque a livello mondiale. Questo è un esempio di drone per questo uso. Allora, la proposta numero due che farei al G20 è questa qua. Sostanzialmente ci sono delle aree ECA, cioè aree in cui vengono sia controllati gli ossidi di zolfo sia gli ossidi di azoto, e sono corrispondenti alle zone del Mar Baltico, del Mare del Nord. Qua adesso non vi sto a leggere tutto, se no perdiamo troppo tempo, ma sostanzialmente abbiamo che vorremmo che al più presto il Mediterraneo e poi successivamente anche gli altri mari e oceani diventassero area ECA, come lo sono appunto l'area mare del Baltico e così via. Qua poi parliamo dell'elettrificazione delle banchine, cosiddetto cold ironing. Ora, se uno va a vedere, trova che nel PNR sono previsti investimenti per 270 milioni per i Green Port e così via. A Genova però sono stati stanziati da tempo 21 milioni di euro per l'elettrificazione di 6 accosti, totale per 20 megawatt, 2 per il terminal crociere, 4 per il terminal traghetti. Il progetto era stato depositato in visione ai cittadini nell'agosto 2020 presso la città metropolitana. Per quanto mi riguarda, non mi sembra che siano ancora iniziati, e mi domando il perché. In realtà, poi ve lo dico il perché, la proposta numero 3 sarebbe accelerare e completare l'elettrificazione, perché comunque avremmo 20 megawatt in più che non sono sufficienti per tutto il porto. Sgravare, questo è importante, sgravare il costo del kilowatt elettrico, è per questo che direi proponiamolo al G20, da accise e oneri di sistema. Quindi rendere competitivo il costo del kilowattora elettrico con quello del kilowattora generato a bordo delle navi. Quindi in pratica adottare tariffe agevolate di incentivi per l'allaccio elettrico delle navi alla banchina, così almeno gli armatori non continueranno a dire che non è conveniente. Tenere presente che l'elettrificazione, oltre a ridurre l'impatto diciamo atmosferico, azzera anche il rumore, che è una piaga per tutti quelli che abitano vicino ai grandi porti, ma non solo, perché c'è qua un'amica che abita a un migliaio di metri e si sente in collina lo stesso il rumore. Allora, qua ci sono una serie di notizie inesatte, potevo scrivere fake news. Sto quasi chiudendo. E comunque, allora, il discorso è questo qua. Dicono lo stesso anche da DSP, diciamo recentemente l'autorità di sistema portuale dice che il cold ironing conviene solo se, dal punto di vista dell'impatto ambientale, se abbiamo a monte delle energie rinnovabili. Questo qua non è assolutamente vero, perché la stessa autorità di sistema portuale ha fatto vedere come l'impatto anche con il mix delle fonti di generazione attuali è vantaggiosissimo. Un'altra cosa che è abbastanza importante è dire che il sistema di generazione del porto non sarà mai stand alone, dovrà comunque avere un'integrazione con la rete, e per questo bisognerà comunque investire in pale eoliche offshore, quindi non solo pannelli fotovoltaici come ci vogliono fare credere, e bisogna investire molto in sistemi di accumulo per ottimizzare l'impiego di energia, perché ci sono dei punti, dei momenti nella giornata in cui vengono, o nell'anno in cui vengono richiesti 100 megawatt.
Non si può avere un impianto per 100 megawatt di punta. Questa è la tabella che dice effettivamente, vedete sull'estrema destra, quali sono le emissioni trasferite a terra, mentre la penultima da sinistra dice quante sono le emissioni eliminate in tonnellate anno. Vedete che sono dei numeri piuttosto confortanti. L'ingegner Sciutto di ADSP, l'ho scritto sull'estrema destra a mano in modo piuttosto maccheronico. Comunque questo è un confronto tra quello che richiedono le norme per le centrali a terra, lo vediamo nell'ultima riga, mentre vediamo di sopra nella terza riga come anche i motori marini più innovativi hanno per valori di velocità superiore ai 2000 giri hanno un qualche cosa che è circa 6-7 volte i limiti in più rispetto ai limiti delle centrali a terra. Quindi poi vabbè, qua c'è un altro discorso, che il GNL è considerato un combustibile pulito, ma in realtà non lo è del tutto, perché emette molta meno CO2, però il suo utilizzo è giustificato prevalentemente in alto mare. Certamente non è un'alternativa al cold ironing. E si può vedere, qua cito la circolare del Ministero della Transizione Ecologica, che dice appunto assimila il GNL come giusto a combustibile fossile. È un combustibile fossile. Allora, in attesa che il Mediterraneo diventi area ECA, si chiede di far diventare praticamente legge quelli che sono gli accordi volontari di utilizzare il combustibile a 0,1% a partire dalle 12 miglia e estenderlo a tutti, ai traghetti e alle navi merci. Poi c'è anche da aggiungere la possibilità di finanziare l'adozione sul navigatore esistente di sistemi detentrificatori, DeNOx, come già accade in paesi del nord Europa, dove sono in effetti, qui siamo arrivati alla proposta 5, definire una vita utile per le imbarcazioni, dire se 25 o 30 anni, però non fare più entrare in porto delle navi traghetto che hanno 45 anni di vita e ce ne sono. Quindi rottamazione, imbarcazioni obsolete con oltre 45 anni di navigazione. Grazie per l'attenzione. Ringrazio l'ingegner Tortello. Invito il dottor Claudio Calabresi, che parlerà a nome di Rinascimento Genova, ripartire dopo il Covid, prevenzione primaria e territorio. Immagino che dopo il bombardamento di proposte dell'ingegner Tortello sarete tutti un po' stanchi. Siamo tutti un po' stanchini. Devo prendere le mani. Forse ci vorrebbe una pausa, ma non ce lo possiamo permettere. Vabbè. Devo dire che quando mi è stato chiesto, proposto di fare due chiacchiere con quel titolo, avevo qualche perplessità perché temevo di sentirmi un po', come dire, diverso su tutti i temi che sono stati sviluppati finora. In realtà ho l'impressione che fin dal primo della dottoressa Montanari si capisse che tutte le cose di cui si è parlato hanno a che fare con la salute, quindi forse non mi devo sentire così diverso. Un'altra criticità me la poneva il titolo, perché in genere si parla di ripartenza dopo che c'è stato un arrivo oppure una fermata, ma qui non siamo arrivati e non siamo fermi.
però uno cerca lo stesso di fare dei ragionamenti per come si può timidamente ripartire pensando al futuro. Quindi, vabbè, questa me l'ero preparata per dire perché non ero così estraneo ai temi, ma in realtà ci siamo, perché io ho già detto che secondo me molte delle cose che sono state dette qua e là, anche quando si parlava di navi, di filobus, di tram, di auto, eccetera, sono tutti temi che hanno a che fare con i posti in cui viviamo e la salute che abbiamo. Nel titolo c'è il Covid, anche se io tenterò di parlarne non tantissimo. Sul Covid è facilissimo dare numeri e dare i numeri. Io mi sono prefisso di non dare troppo, di non dare tanti numeri e spero di non dare i numeri. Vi ho solo messo due numeri che vedete in questa slide perché, anche se hanno tanti punti interrogativi, che ce li ho messi io ovviamente, perché si parla di numeri assolutamente approssimativi a Genova, in Liguria, in Italia e in tutto il mondo. Non credo di dover spiegare perché sono definibili come numeri approssimativi. Potrebbero essere un po' meno approssimativi, anche se anch'essi lo sono, i numeri dei deceduti. Se dovessimo prendere per buono la colonna dei morti e la colonna dei contagiati, vediamo che la letalità, quindi i morti sui contagiati che abbiamo in Liguria, è piuttosto considerevolmente più elevata che nella media del paese e assolutamente più elevata che in tutto il mondo, ma sul mondo i numeri sono una roba assolutamente altro che approssimativa. Una frase un po' ad effetto che alcuni come me usano da tempo per parlare rapidamente di cosa è successo con il Covid. Una delle questioni è che sicuramente abbiamo assistito a quello che si può chiamare un disastro istituzionale e sanitario, in cui ci sono stati ritardi, incapacità, insufficienze a fronte di tanto coraggio e di tanti buoni comportamenti da parte del servizio sanitario pubblico. Ma in realtà il servizio sanitario pubblico è arrivato a questa vicenda con tante pezze e con tanti problemi, dopo 20-30 anni di incuria, di contrazioni, di decurtazioni di risorse economiche, umane, eccetera. Si parla spesso della questione ospedali e territorio. In realtà il fulcro dell'impatto del Covid è stato sull'ospedale, perché il territorio è stato completamente bypassato. L'ospedale è arrivato sull'orlo del collasso, certe volte l'ha anche superato, e il risultato, per dirla in breve, è che ormai negli ospedali da tempo ci si occupa molto del Covid e poco di tutto il resto, non per cattiveria, ma perché non ci sono le energie sufficienti, e questo significa che prima o poi, quando saremo in grado di dare un po' meno i numeri, se saremo bravi dovremo calcolare non solo i morti per Covid, i malati per Covid, ma anche tutti quelli che per colpa del Covid, pur non avendolo, non hanno avuto assistenza o sono morti di altre malattie. Essendo un medico vi darò qualche 3 o 4 pillole, spero digeribili, anche se non sono un buon aperitivo. Una delle cose che a me piace dire è che ci siamo abituati a passare dalla parola epidemia alla parola pandemia, perché è un'epidemia mondiale, ma in realtà persone che sanno da tempo dicono che bisognerebbe parlare molto più opportunamente di sindemia, termine apparentemente un po' delicato, ma che sostanzialmente viene dal greco, in cui sum vuol dire insieme, e che vuol dire che bisognerebbe imparare a capire che quando ci sono queste tragedie, questi drammi, non sono per una causa solo, sono per più cause, sono per più fattori.
Questa di questi due anni è sicuramente una, e non è la prima, sindemia, cioè una epidemia, pandemia virale in cui c'è un virus che va insieme, va d'accordo con altre cose. Per esempio, ormai c'è pieno di lavori che dimostrano e ci insegnano che il Covid-19 peggiora le patologie croniche, e le patologie croniche aiutano a fare tutto quello che fa al Covid-19. O ancora più in grande, che il Covid-19 incide e ha effetti peggiori, questa è quasi una banalità, ma è meglio ricordarselo, sulle popolazioni che sono più fragili, più delicate, più emarginate, più vulnerabili, più povere o magari ricche, ma molto inquinate. Non a caso in Cina, dove è cominciata questa cosa, ci sono città che sono inquinate in un modo inimmaginabile. Il Covid dovrebbe averci insegnato un sacco di cose. Purtroppo la sensazione per ora è che questo non sia accaduto e che non si stia imparando tanto, come del resto non si era imparato neanche nei decenni precedenti, quando di epidemie ce n'erano state, oppure in interi continenti come l'Africa, in cui di epidemie ce ne sono da una vita, ma gli altri continenti di questo poco si occupano. Io sono sempre stato convinto, fin da quando se ne è parlato, che la globalizzazione si portasse per forza dietro anche questa vicenda, prima o poi. Non era difficile, secondo me, pensare che con la spaventoso aumento della circolazione di persone e merci, se circolano di più persone, circa anche quello che le persone si portano con sé. E tra le cose che ognuno di noi si porta ci sono quei piccoli organismini che sono batteri o, come in questo caso, virus. Che cosa ci spiega il concetto di sindemia? Ci spiega che è abbastanza improbabile pensare di battere, visto che spesso si parla di guerra, una cosa come questo virus o come altri, puntando solo a contrastare questo virus e non puntando a contrastare gli altri alleati in una visione sindemica, e quindi non contrastando le diseguaglianze sociali, le diseguaglianze di popolazione, non in sostanza non puntando a migliorare le condizioni salute di tutta la popolazione, e quando dico tutta dico la popolazione di questo piccolo pianeta. Un'altra pillolina che mi piace darvi, anche se credo che sia una cosa abbastanza ormai, anzi quasi stranota, è che qualcuno dice che abbiamo avuto poche informazioni in questi due anni, ma in realtà secondo me ne abbiamo avute tante, qualcuno si potrebbe dire persino troppe. È che sono state informazioni poco vagliate, spesso poco scientifiche, di varie fonti, molto spesso di fonti o non affidabili o non verificabili. Alla fine siamo stati bombardati da una serie di cose che rischiano di averci confuso molte idee. Io sono convinto che anche quello che sta succedendo in queste ultime settimane, soprattutto tutte le vicende di chi va in piazza su alcune questioni come quelle dei vaccini, non sono solo una derivata di chissà quali stranezze delle teste di queste persone, ma sono una derivata dell'impatto di informazioni, mi viene da dire parole che non si possono dire in pubblico, ma insomma confuse, e che rischiano di confondere le idee invece che far capire la realtà, insieme naturalmente alla crescente sfiducia che anche per questo le persone hanno nei confronti delle istituzioni. E a me piace anche dire, insieme col fatto che un valore in cui chi ha i capelli bianchi spesso è cresciuto come quello della solidarietà, oggi è piuttosto, come dire, precario. Sì, ah sì, sono già lì? Ah, velocissimo allora. Non avevo guardato, è vero, 2 o 3 minuti credo. Si dice che la salute è finalmente più attenzionata di una volta,
Poi sicuramente questo è successo, ma secondo me in modo non così chiaro, sicuramente per esempio quello che pure le grandi organizzazioni internazionali propagandano, la questione della One Health, non è una cosa così penetrata nella coscienza anche delle istituzioni. La sanità e la salute non sono, che sono stati a lungo depresse, stanno un po' più all'attenzione comune, ma non sono ancora considerati certamente un diritto e un bene primario per tutti. Abbiamo di fronte il ormai stranoto PNRR, se ne è parlato anche oggi per altre missioni. PNRR, come saprete, prevede nella missione 6 tutta una serie di novità, alcune anche molto interessanti, sul tema della salute. Peccato che alcune delle questioni di fondo, una è quella della prevenzione, che è stata la cenerentola per gli ultimi decenni, anzi per la verità per tutta la storia, e l'altra è quella delle risorse di personale, purtroppo col PNRR non cambiano per nulla. Alla prevenzione si dedica pochissimo e per motivi amministrativi e burocratici il personale, in base almeno al PNRR, non potrebbe cambiare, nonostante i decurtamenti percentuali che ci sono stati in questi anni. Sono tra quelli che, come dire, propaganda il fatto che si debba pensare a un nuovo modello di salute, in cui ci sono alcune questioni che vedete rapidamente, ma corro perché sennò l'avvocato Lagomarsino mi licenzia. Uno dei temi secondo me principali, e ho avuto piacere di sentire che anche oggi questa parola è stata molto usata, è quello di ripartire da un lato dalla prevenzione, che però ha necessità di avere informazioni per le persone, perché sennò la partecipazione è un po' poco consapevole. In questo vi ricordo una cosa che probabilmente qui a Genova è poco conosciuta: c'è in piedi una aggregazione tra numerosissime organizzazioni da un anno e mezzo, che vuole battersi con quel titolo molto evocativo perché l'informazione sia più libera, più trasparente e più diffusa. Sono insieme a tanti altri, partecipo a questa iniziativa. Abbiamo mandato, tra le altre cose, che non sono forse le più importanti, ma tre lettere ai governi, la prima al governo Conte e la seconda e la terza al governo Draghi, proprio per chiedere che si cambi passo. Tra l'altro l'ultima è sul fatto che c'è addirittura uno strumento che prevede di dare informazioni su come va il PNRR, ma per ora è molto misterioso. Sempre pensando all'aggregazione, ho quasi finito. C'è in Genova una rete nascente, ma forse un po' più che nascente, perché è qualche mese che ci stiamo lavorando, che si è chiamata Insieme per la Salute di Tutti e che vuole occuparsi, partendo dal basso, come si dice, di un po' di questioni per partecipare i cittadini a una nuova idea di salute e per chiedere che si faccia in modo diverso. Abbiamo fatto una diagnosi, stiamo cominciando a proporre anche qualche piccola terapia, più siamo e meglio è. Lascio perdere su queste cose, anche se una delle cose di cui ci stiamo occupando è quella che uno dei drammi attuali proprio dopo post-Covid è quello delle liste di attesa, che stanno spaventosamente dando problemi alle persone, a tutte le persone. Io sono, perché ho sentito che anche oggi c'è anche qualcun altro non proprio pessimista, in genere sono pessimista, ma credo che questa sia una delle strade per modificare un po' la realtà. Occuparsi bene, e non solo del virus perché c'è il virus, ma di tutte le questioni che riguardano la salute, contrastando tutte le cause vicine in modo sindemico, e domandarsi se questa cosa è solo un sogno e un'utopia oppure no. Credo che, perché non sia e non rimanga un'utopia, l'unica è che in tanti, non solo certo in qualche decina di persone, si acquisti una diversa capacità di aggregazione e di
protagonismo, anche se il termine sembra un po' esagerato, collettivo. Grazie. Ringraziamo il dottor Calabresi, invito la professoressa Francesca Mazzino. Buonasera, vi ringrazio per l'invito, cercherò di essere telegrafica visto anche l'orario. Allora, diciamo, se noi vogliamo avere una Genova più verde e resiliente, dobbiamo fare delle scelte. Non parlerò, perché è molto impegnativo, di decostruzione oppure di scelte alternative di cui abbiamo sentito parlare prima, e proporrò delle soluzioni che sono, diciamo, alla portata, abbastanza semplici. Innanzitutto, diciamo che noi abbiamo dei riferimenti internazionali. Questo riferimento della Commissione europea è importantissimo per noi, perché sappiamo che il verde è un elemento essenziale della qualità della nostra vita e della nostra salute. Allora, in questo documento sono stati calcolati, da un punto di vista globale del pianeta, le perdite economiche determinate dal decadimento dei servizi ecosistemici e dal degrado del territorio, e sono dati decisamente impressionanti. E che cosa propone la Commissione europea? E insomma, gli obiettivi sono decisamente ambiziosi. Guardate la parte sotto, cioè il ruolo che ha il verde nella vita di tutti noi, e guardate cosa propone la Commissione. 3 milioni di alberi, riqualificazione e stombinatura di almeno 25.000 corsi d'acqua. Corsi d'acqua si intende corpi idrici, quindi torrenti, ruscelli, oltre che naturalmente fiumi, eccetera. Poi si parla di rinverdimento urbano e delle periferie, e si parla di piani verdi urbani di cui siamo a conoscenza, ma purtroppo non riusciamo ad attuarli come si deve. L'intuizione del verde per salvare le città non è una cosa di oggi. Friedrich O. Olmsted, che per noi architetti del paesaggio è l'iniziatore della disciplina a livello internazionale, l'aveva già capito con il Central Park di New York, cioè un polmone verde per la salute dei cittadini e una riserva di biodiversità. Guardate il reservoir, c'è riserva addirittura di acqua. E naturalmente abbiamo un altro importantissimo documento della Commissione europea, che è quello sulla rinaturalizzazione delle città. Usando che cosa? Usando le soluzioni basate sulla natura. Noi dobbiamo considerare che anche nella città dobbiamo in qualche modo intervenire sul capitale naturale, preservando questo capitale naturale. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo incrementare i servizi ecosistemici. Come facciamo ad incrementare i servizi ecosistemici? Creando delle reti blu e verdi. E qua vedete come sono costituite queste reti blu e verdi. Sono costituite da questa agricoltura urbana multifunzionale, sono costituite da corridoi ecologici, di siepi, di fasce alberate, sono costituite da aree destinate alla produzione e all'attività, diciamo, correnti che noi troviamo nelle città, con spazi ricchi di biodiversità. Naturalmente non esamino tutte le possibilità che sono presenti in questa immagine, ma semplicemente
volevo sottolineare che cosa sono queste nature-based solution. Cioè noi dobbiamo prendere modello dalla natura se vogliamo salvare l'umanità. È l'unica soluzione che noi abbiamo. E in questo l'architettura del paesaggio da sempre si muove per cercare di capire come funziona la natura. Abbiamo fortunatamente anche una legge nazionale che qualche aiuto lo dà. Ecco qua, vedete che cosa dice la legge, cioè che cosa, a fronte di tutte le situazioni che ci troviamo, quali sono le azioni che dobbiamo fare. Allora, che cosa possiamo fare per Genova, città più resiliente e più verde? Allora, intanto vedete che la situazione, prendo la Valpolcevera come esempio, la dotazione di verde è veramente minima. Prima di tutto dobbiamo, e questo lo faccio fare ai miei studenti, cominciare a considerare gli obiettivi di Agenda 2030 e vedere come possiamo tradurre questi obiettivi generali in obiettivi specifici per i territori. Questa è un'esercitazione fatta dagli studenti. Allora, poi non parlo di piano del verde, di grandi progetti, di grandi operazioni. Cominciamo a fare un censimento di tutti gli spazi con situazioni ibride e quindi spazi pubblici gestiti da privati, aree libere di complessi scolastici e sempre di tipo pubblico, terreni incolti, cortili, distacchi, slarghi, piccoli giardini, eccetera, spazi lineari come possono essere sistemi di infrastrutture dismesse, marciapiedi abbandonati. Cominciamo a esaminare, a censire questi microspazi per collegarli in un sistema continuo e usare i criteri del sustainable landscaping, cioè vedere attraverso le analisi quali elementi del suolo, dell'acqua e della vegetazione contribuiscono o limitano la sostenibilità. Allora, per esempio, per i tetti, questo è Sestri Ponente, i tetti piani, vedete qui è una tesi di laurea che ha svolto una mia studentessa, ha fatto questo lavoro di individuazione delle potenzialità che il rinverdimento dei tetti piani, innanzitutto degli edifici pubblici, ma anche degli edifici, per esempio, di edilizia residenziale pubblica, potrebbero dare. E qua abbiamo appunto i sistemi, adesso non mi dilungo sulla possibilità delle scelte tecniche dei tetti verdi, non dico neanche quali sono le funzioni del tetto verde, abbassamento dell'isola di calore, cattura delle polveri sottili, riduzione del ruscellamento, quindi mitigazione del rischio idrogeologico. Qua vedete, io questo quartiere ad Hannover l'ho visto nel 2000, tra i primi esempi di come si può gestire l'acqua in città, e questo è un parco realizzato a Esrie in Israele, che è una città a nord di Tel Aviv che era devastata dalle alluvioni, e questo è un parco proprio destinato a mitigare gli impatti dell'urbanizzazione e del rischio idrogeologico. Questo è l'orto botanico di Bordeaux. Voi direte, ah, ma che bella immagine, un progetto di un giardino assolutamente di grande valore estetico. Anche, ma non solo, questo è un elemento che ha una funzione di riserva idrica per tutto l'orto botanico ed è un punto fondamentale per le rotte migratorie delle specie di avifauna che passano lungo il corridoio del fiume Garonne in Francia. Qui abbiamo, siamo vicini a noi, questa è la riqualificazione del Paion di Nizza. Vedete come il traffico naturalmente veicolare è limitato e come queste barriere vegetali con specie idonee, che per esempio colleghi di Firenze hanno studiato, quando non abbiamo spazio per gli alberi possiamo usare siepi, catturano le polveri sottili.
e naturalmente anche hanno una qualità e un valore estetico, perché la salute vuol dire anche stare bene, trovarsi a proprio agio, avere uno spazio in cui è piacevole vivere. Guardate qui, sempre a Bordeaux, come vengono in città preservate le specie che l'agricoltura estensiva non consente più di svilupparsi, perché pesticidi, diserbanti, erbicidi eliminano queste specie, queste erbacce, queste malerbe. Allora la città diventa un'oasi di biodiversità. E guardate qui a Berlino queste praterie urbane, proprio pensate per gli impollinatori e associate anche addirittura ad alberi da frutto. Negli altri paesi ogni microspazio è dedicato al verde, si pianta dappertutto, si pianta non solo alberi, specie arbustive, specie erbacee, specie rampicanti. Il verde è un elemento centrale di riqualificazione delle città. Vi ringrazio. Ringraziamo la professoressa Mazzino, che tra le altre cose è anche consigliere di Italia Nostra. Io adesso vorrei aprire a delle domande, degli interventi da parte vostra. Se qualcuno ha piacere, prego, se vuole accomodarsi qua. Io vorrei sapere se le slide saranno disponibili a tutti i partecipanti, perché dati i tempi stretti e i contenuti interessanti che si sono soltanto intravisti, questa è la mia richiesta. Sì, metteremo a disposizione le slide e diciamo anche che coloro che sono collegati da remoto potranno porre delle domande che cercheremo poi di far evadere dai relatori. Quindi... Sì. Un'altra domanda alla precedente relatrice. Mi ha incuriosito che il verde imprigiona, comunque sottrae le polveri sottili. Come questo avviene? E in una città come Genova, non solo a Cornigliano, ma in genere in cui tutti la maggior parte della superficie è occupata dai tetti, mi chiedo cosa accadrebbe delle polveri sottili se tutti fossero a verde. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego. Aspetta che disinfetto. Buonasera a tutti, mi chiamo Claudio Seccia del Comitato Palmaro e del gruppo Facebook Meno Rumore, Meno Fumo, Più Lavoro da Porto Fra. Mi ricollego un attimo all'intervento dell'ingegner Tortello. Calato nella nostra realtà di Genova, per dire subito alcune cose. Proposte o non proposte, dalla nostra esperienza dell'estremo ponente, e mi riferisco nello specifico al porto contenitore di Pra, risulta che di fatto le autorità intese come autorità comunale, e soprattutto l'autorità del porto, perché assolutamente non dobbiamo dimenticarci che questa città, metà città, non è in qualche modo, i rappresentanti di metà città non sono da noi votati, ma sono dei rappresentanti alla fine scelti dal Ministero delle Infrastrutture, anche se con tutta una serie di meccanismi. Bene, posso dire che di fatto in quello che conta c'è una forma di ostruzione da parte di questa autorità. Mi spiego facilmente. Non si può parlare di elettrificazione della banchina nel momento in cui di fatto a Pra l'elettrificazione c'è, ma non è assolutamente né dichiarata né si saprà quando sarà operativa, per il semplice fatto che c'è troppa paura, se non ci sono accordi internazionali, che parte del traffico sia dirottato su altri porti. E questo è un vincolo fortissimo
che fa sì che questa elettrificazione delle banchine, annunciata nel 2018 per il 19, nel 2019 per il 2020, nel 2020 per il 2021, in questo momento su questa elettrificazione si taccia completamente. Su piccole cose magari si riesce a fare, ma non che assolutamente tocchino il commercio. Piccole cose tipo magari le dune di copertura, di separazione tra il porto e la città si faranno un po' più belle. Magari se rimane, come dire, qualche piccola area, anche lì c'è la teoria degli avanzi, che avanza la si dedica alla cittadinanza. Ma questo non è un modo di operare che vuol dire che realmente c'è un cambiamento. Noi siamo in una situazione di questo genere. Ci sono addirittura, che ne so, noi siamo molto sensibili al rumore. Sono stati fatti più studi del rumore a cura sostanzialmente di fondi europei. Noi siamo stati oggetto di progetti, progetto Rumbl, progetto Triplo e così via. Triplo ci ha dato qualcosa, il progetto Rumbl noi non ne sappiamo più niente. È un progetto che ha elargito tra Regione, Autorità di Sistema Portuale e Genova, e Università di Genova, più di 650.000 euro. Però le nostre ricadute noi non le sappiamo. E parlando di trasparenza, qui la trasparenza nei fatti è nulla. Volevo solo darvi un'idea della poi realtà su cui vengono a cadere certe cose. Grazie. Rapidissimo, io volevo chiedere alla professoressa dell'ultimo intervento cosa ne pensa degli interventi che vengono fatti nel Bisagno di ripulitura del torrente, perché per quanto ne so io i tronchi diventano pericolosi quando raggiungono i 10-12 centimetri. Fino a quella dimensione si potrebbero benissimo lasciare, invece vengono fatti spendendo un sacco di soldi, immagino, delle pulizie troppo drastiche. Mi chiedevo se si poteva fare qualche cosa, se nel caso fosse sbagliato questi interventi. Grazie. Io volevo dare una rapida risposta all'amico Claudio. È per quello che io... Allora, visto che ci hanno detto, fate delle proposte per il G20. C'è il G20. Io, se potessi, gliele porterei a mano. Ci sono 20, diciamo, i paesi più importanti, a un certo punto, che decidano insieme. Perché non può essere l'Italia da sola a dire il Mediterraneo è area ECA. Assolutamente. Come... C'è il discorso che facevi tu, le tariffe sono fondamentali. Chiaramente, attualmente, a Livorno, che è stato il primo porto elettrificato d'Italia, se avevano la prima, a un certo punto non vedevano mai nessuno nella banchina elettrificata. Perché? Perché agli armatori non conviene. Per cui a noi interesserebbe riuscire a portare, non solo per il porto, ma per tutte i discorsi che abbiamo fatto oggi, delle proposte, cercheremo di farle in italiano e in inglese, per questa gente. Poi faranno un aeroplanino, questo probabile, però tentare non nuoce. Grazie, sono Marco Lobardi. Io avevo due domande, uno per la dottoressa Mazzino. Sulla mappatura per gli NBS, è un qualche cosa che verrà resa pubblica, cioè verrà pubblicata su un sito in modo tale che non soltanto il comune o le autorità lo sappiano, ma anche i cittadini su internet? E l'altra domanda, che invece era per il dottor Calabresi,
sull'osservatorio salute del comune. Non si può proprio far nulla per forzare la mano in modo tale che venga riattivato? Allora, rispondo alla prima domanda. Quando si fanno certe scelte, se queste scelte sono irreversibili, purtroppo c'è ben poco da fare. Infatti, uno dei criteri fondamentali che noi studiosi di architettura del paesaggio consideriamo è la reversibilità o irreversibilità delle trasformazioni. Se lei prende una mappa del Vinzoni, Matteo Vinzoni, cartografo della Repubblica di Genova, del 1773, non vorrei sbagliare l'anno, e sovrappone il Polcevera, prendiamo il Polcevera o il Bisagno, ma prendiamo il Polcevera è ridotto di un terzo rispetto alla sua estensione naturale. Allora, quindi è evidente che avendo ridotto questo torrente a una specie di canale, è chiaro che poi bisogna fare determinati interventi. Quindi, purtroppo, le trasformazioni sono state tali in questa città che o noi dovremmo essere un paese come la Germania o come la Corea del Sud, dove si investe per rinaturalizzare le città, o altrimenti vedo ben poche prospettive. Ecco, per quanto riguarda invece la seconda domanda che mi è stata fatta, in cui mi si chiedeva, ma la può Non è che abbia sentito molto. Come le piante assorbono le polveri sottili. Come le piante assorbono le polveri sottili. Allora, sono stati fatti tanti studi. Prendo una specie, per esempio il leccio, il Quercus ilex. Il leccio ha una superficie fogliare, quella esterna che vediamo noi, che è liscia e che è molto consistente. Se noi guardiamo l'interno della foglia, questa foglia ha... Naturalmente i miei colleghi botanici inorridiranno, ma mi spiego in molto semplice. È una specie di peluria, no? Non è liscia, completamente liscia. Allora, questa particolarità fa sì che soprattutto il PM2.5 venga proprio catturato da queste piante. E soprattutto l'Università di Firenze ha fatto... delle sperimentazioni misurando la quantità di polveri sottili che vengono catturate da queste piante. Naturalmente poi con la pioggia le polveri sottili naturalmente vengono depositate al suolo, però noi sappiamo, parliamo anche di fitorimedio, cioè adesso non entro in questi discorsi complessi, ma comunque le piante da un punto di vista fisico-chimico sono anche in grado di decomporre determinati elementi. Sono sistemi complessi, ancora tutti da verificare. Comunque, ecco, invece per quanto riguarda l'altra domanda... sulla pulizia del Bisagno ho risposto. Cosa vuole che le dica? Quando i torrenti sono stati ridotti in questo stato... Non ci sono altre scelte. Se abbiamo una viabilità lungo il torrente, l'edificato immediatamente a margine, come a Voltri. A Voltri, se guardiamo il torrente Leira, guardiamo quel muro. Io porto gli studenti, il parapetto lungo il torrente era alto così.
poi l'abbiamo visto così, poi così e poi così. Continuiamo a alzare il muro, non è una soluzione, ma è l'unica. Se appunto non vengono fatte delle scelte radicali, è l'unica soluzione che abbiamo a disposizione. Ovviamente, la domanda è alla città, a tutti quelli che sono qua, a una città che prevalentemente non sa neanche che esista l'Osservatorio Salute Ambiente, che invece potrebbe essere un organismo, non l'organismo, un organismo interessante in cui ragionare su alcune cose, naturalmente non lasciandole lì dentro, ma portandole fuori. Si può fare qualcosa? Sì. Come ho detto in una slide, tutti insieme, eccetera, eccetera. Allo Stato dipende anche, per quello che ne so, in altre situazioni municipali le cose avvengono. In questa un po' meno, un po' tanto meno. Dipende dalla voglia che ne hanno quegli amministratori, dalle occasioni, dalle possibilità, anche probabilmente dalla richiesta che se ne fa. Meglio una richiesta collettiva che non una richiesta di singoli. Dopodiché lì potrebbe essere una delle sedi in cui si ragiona su che bisogni ha la gente, che problemi ha la gente, che malattie ha la gente, di cosa rischia di morire la gente, oltre che quanto è povera, quanto è fragile, eccetera, eccetera, eccetera. Però sempre, perché sarebbe poco risultato se quelle cose di lì non uscissero, almeno secondo me. È un processo. Parliamone, la risposta è parliamone, non cosa posso dire io. Posso fare una letterina io che non mi si filano neanche per dire ma perché non riunite da Mo l'Osservatorio Salute Ambiente. Non sono l'unico che lo fa, c'è un mio collega che lo dice a ogni piede sospinto e ha ragione, ma se non succede niente. Volevo chiedere se siete in contatto con questa amministrazione, col sindaco Bucci, se ha conoscenza di queste problematiche, visto che noi ci accorgiamo che politica di questa amministrazione è quella di comunque abbattere alberi, i lecci in modo particolare, non vengono poi neanche più rimpiantati dove vengono abbattuti. Se c'è qualche contatto che avete come università con l'amministrazione per renderla a conoscenza di questa problematica, di questa speranza, non so, per il futuro. Questo. Vorrei fare una domanda così rispondessi. Cioè io suggerirei al professoressa Mazzino, chiunque sia interessato, a andare a Spianata Castelletto, guardare i tetti verdi del comune di Genova, fare 100 metri e andare ai giardini Barba Gelata, fotografarli e mandarli al sindaco. Ma integro in qualche modo la domanda ultima e penultima, perché la domanda è: come faccio a convincere il mio condominio a mettere il tetto verde? Dico questo perché questa tematica l'ho incontrata 10-15 anni fa, speravo nel regolamento edilizio comunale, non c'è nulla. E noi ovviamente rifacciamo l'edificio col 110%, non c'è nulla neanche lì sui tetti verdi. Io sono preso in giro dal nostro direttore dei lavori che mi dice sì, sei quello del tetto verde che non mena sempre. Questo per dire che cosa? Qual è la strategia che possiamo mettere in campo come cittadini, ma anche come, voglio dire, istituzioni, no? Perché insomma, è una professoressa dell'università, insieme agli studenti che magari si innamorano delle cose che studiano e poi escono dall'università e si deprimono, non so come dire. Allora, come riuscire in qualche maniera a far diventare queste cose, salvare gli alberi, mettere i tetti verdi dove serve, dove è possibile,
preservare i corridoi ecologici, sui VIA, insomma, quella roba lì, come riusciamo a farla uscire dai libri e dagli studi internazionali e farla diventare una pratica amministrativa? La mia domanda poi è questa, chiedo quali strategie si possono mettere in campo, convegni, cittadinanza, cioè, nel mio condominio i problemi è che devo riuscire a convincere l'architetto. Nel senso, facciamo dei convegni con l'ordine degli architetti, non lo so io, cioè dobbiamo trovare una strada, perché dopo 15 anni vai in tetto, me lo rifanno quest'anno, cioè voglio dire, se la prossima volta fra 40 anni, quindi bisogna trovarla adesso nel momento per riuscire a fare un po' di cose. Dunque, allora, per rispondere alla prima domanda della signora che è intervenuta, le dirò che io non ho particolari contatti con questa amministrazione, perché all'inizio del mandato del nostro sindaco l'assessore mi aveva chiamato come esperta, diciamo, del verde, no? Ecco, io però poi non ho più avuto nessuna relazione. Il sindaco mi ha, diciamo, poi dice: ah, ma lei potrebbe fare l'ambasciatrice di Genova nel mondo. Ho detto: sì, io naturalmente posso fare anche l'ambasciatrice di Genova nel mondo, ma naturalmente io devo essere libera di esprimere delle opinioni di tipo tecnico scientifico, e quindi da lì io non ho avuto più nessun contatto con l'amministrazione. Ecco, per quanto riguarda la sua domanda, la risposta è complessa. Anni fa Aster aveva organizzato un convegno sul verde pensile e addirittura si era ventilata una ipotesi di in qualche modo predisporre degli incentivi. Gli incentivi, delle agevolazioni, una detassazione. Naturalmente questo implica che da parte del comune, nel complesso generale degli introiti che derivano da noi cittadini, c'è una minore introito, e quindi mi pare che di questa idea non si sia più sentito parlare. Però io, per esempio, proporrei che sugli edifici pubblici comunali, ad esempio le scuole pubbliche, quindi le scuole con copertura piana e questi cortili laddove ci sono, perché ci sono scuole che non hanno neanche quelli, cominciare a agire su queste. Io ho presentato un progetto di ricerca al Ministero, abbiamo presentato con altri, è un team interdisciplinare, l'abbiamo presentato a dicembre, perché la scadenza era dicembre, però per il momento non abbiamo avuto ancora nessuna risposta. Scusate, visto che fra 5 minuti dobbiamo abbandonare la sala, chiederei semplicemente che 2 parole da parte di Vincenzo Lagomarsino, che è il presidente di Italia Nostra sezione Ligure, che a parte fare il fattorinaggio per il momento non ha detto niente. Grazie. Grazie. Ma io vorrei solo dare 3 flash. Il primo, visto che abbiamo cercato di fare questo convegno in maniera positiva e propositiva, sarebbe di avere delle infrastrutture che funzionano, quelle attuali, per esempio la rete infrastrutturale autostradale, purtroppo vediamo come abbia delle carenze che ci sta penalizzando ormai da molti anni. Un'altra suggestione è quella di provare a immaginare, quindi la lanciamo così all'amministrazione comunale, la chiusura nel centro città del traffico privato. Voi immaginate, qualcuno l'ha vissuto nei momenti in cui ci sono scioperi, blocchi stradali o altre manifestazioni, chi è passato in centro città, che tipo di diversa città ha visto
quando hai potuto camminare in Piazza Corvetto, in Via Balbi, alzando gli occhi e guardando le bellezze della nostra città. Quindi forse è anche possibile immaginare una città diversa. E la terza suggestione, il terzo auspicio, è che il nodo ferroviario di Genova sia portato a termine. Un nodo ferroviario che noi aspettiamo a chiusura nel 2016. Siamo 5 anni dopo e questo nodo ferroviario non l'abbiamo ancora. Non è sufficiente ovviamente, perché poi ci va il parco rotabile e quindi i vagoni, le locomotive, perché sennò abbiamo il sestuplicamento, il quadruplicamento della rete ferroviaria, ma non avremo i vagoni per far circolare i treni sulla linea. Queste semplici cose, insieme a quello che si auspica in relazione al trasporto pubblico locale sugli assi di forza, potrebbero veramente cambiare l'immagine e la fruibilità della nostra città. Quindi in tal senso lancio questi auspici perché poi possono essere oggetto di una approfondita riflessione. Se non ci sono altri interventi, ringrazio tutti. Prego. Un altro mondo è possibile. Ringraziamo tutti i partecipanti ancora a Palazzo Ducale. Grazie.